Ragazzuoli, siamo qui riuniti, come si suol dire, per assistere alla presentazione di Google Yeti, ovvero il keynote che vedrà il colosso alla GDC per presentare una presunta macchina da gaming, un hardware o comunque un servizio, qualcosa che c'entri col videogioco. Ricapitoliamo allora tutto quello che sappiamo, sì, fra l'altro, anche perché stanno abbiamo giorni... un quarto d'ora, cioè abbiamo così tre quarti d'ora prima dell'inizio dell'evento, alle 18. Però cominciamo, fra l'altro in questi giorni vi abbiamo inondato su YouTube di contenuti che sono collegati appunto a questo annuncio che, ripeto, ancora non si sa niente, però mettiamoli tutti sul tavolo. Allora, sappiamo che c'entra qualcosa l'hardware, perché se no Yeti, insomma, no? È l'hardware, c'è qualcosa con l'hardware, però non sappiamo l'entità di questo, esatto, hardware. Abbiamo anche un render apparso in rete che però è poco indicativo di quello che effettivamente sarà Google Yeti. Sì, sì, sì. E abbiamo un pad. Abbiamo un pad, il design di un pad che, boh, non si sa che... Tra l'altro, oh, un sacco di abbonati. Uruz89, fermi un attimo. Nixiam, Inartesavi, ok. Acido litrico. Acido litrico. Ragazzi, grazie di cuore, grazie a tutti. Se non l'avete fatto, iscrivetevi. E torniamo a noi. E poi sappiamo che dietro c'è anche Project Stream. Non sappiamo però in che misura sarà collegato all'annuncio. Cioè, sicuramente, guarda, c'entra, e c'entra tanto. Però ricordiamo che cos'è Project Stream innanzitutto. Vai. Allora, circa sei mesi fa, i primi movimenti sul fronte Project Stream, e Google ha annunciato che era al lavoro su una piattaforma di streaming per il videogioco che, insomma, riusciva a mettere in campo una, insomma, delle prestazioni super interessanti, perché 1080 60 frame. È entrato in alpha beta testing, comunque sia, sono usciti i primi risultati qualche mese fa. Il beta è cominciato i primi di gennaio, ovviamente solo in America, da noi non è arrivato, e i risultati erano molto buoni. Le richieste non erano particolarmente esose in termini di connessione, perciò ha attirato l'attenzione di molti, ma secondo me la notizia non si è neanche diffusa così tanto. No, è vero. E questo spiega anche il motivo di un annuncio in grande stile, cioè con un keynote. Fra l'altro, non so, tu l'hai mai visto i keynote di Google? Che hanno un piglio un po' a tutto loro. Sì. Sono diversi, quindi anche su questo io vorrei spendere due parole. Non è detto che ci troveremo, anzi, quasi per niente, è quasi sicuro che ci troveremo di fronte a una conference come quelle che siamo abituati a vedere noi alle 3. Sarà qualcosa probabilmente di più simile a Apple. Magari io mi aspetto una via di mezzo, che ne so, tu? Io spero in una via di mezzo, anche perché sono metri di comunicazione diversi da quelli lì di cui siamo abituati, nel senso... le presentazioni di Apple, per esempio, tendono ad essere molto sensazionaliste su cose che magari non colpiscono particolarmente la platea videoludica. Io credo che in questo momento l'aspettativa più forte riguardi il pensiero che Google effettivamente entri in campo con una macchina da gioco tradizionale. Però, in tutta onestà, io questa prospettiva... No, quanto è fattibile da 1 a 10 sta cosa? Allora, per quale motivo? Fattibile, parlando di Google, è fattibile. Certo, perché i soldi o ce li ha Google o ce li ha Amazon. Amazon invece ha fatto quasi marcia indietro sul fronte dei gaming. Esatto, ma perché tra l'altro è stato veramente un mezzo passo indietro, quasi incomprensibile, perché era partita con le migliori intenzioni e poi si è un po' persa per strada, forse... Non è riuscito a gestire bene i progetti interni. Sì, si sono comprati Double Helix e poi hanno cancellato Breakaway, hanno ridimensionato, insomma, non proprio, The New World. Comunque è diverso da quello che potevamo aspettarci. E poi è uscito il gioco sul Grand Tour che io e te abbiamo provato insieme l'anno scorso, se ti ricordi, che momento, fra l'altro, che è stato tutto fuorché una meraviglia, insomma. Quindi, sì, ricordi molto. Sì, è una battuta d'arresto, possiamo dire. Allora, però... Francesco, per esempio, aveva una visione che io mi sento di condividere in pieno, che se effettivamente Google ha intenzione di entrare in questo mercato, la sua idea potrebbe essere quella di cercare una soluzione funzionale al problema ormai annoso delle stream machine,
ovvero macchine da gioco che fondamentalmente sono dei PC mascherati, che però in quel caso siano ottimizzati in modo tale da non obbligare l'utenza, parlo ovviamente di questa prospettiva di Google, dell'hardware di Google, che non obbligano l'utenza a smanettare con i settaggi, a menarsela troppo con le installazioni, quindi appoggiata su un'infrastruttura che permette di scaricare giochi preottimizzati in base all'hardware, con un preset che immagino essere medio-alto, comunque simile a quello delle console, magari puntando più sui 1080p che sui 4K, oppure sull'upscaling dei 1080p in 4K, quindi comunque una struttura complessa, non rinunciataria, e tutto questo sullo sfondo comunque di quello che è il cuore che sarà probabilmente, secondo me, il cuore dell'annuncio, ovvero questo Project Stream che potrebbe rappresentare un po' la realizzazione di quell'idea di cloud computing, di supporto remoto al gioco fisico, alla console tradizionale, che era già stata avanzata in tempi non sospetti da Microsoft all'inizio della generazione attuale. Quindi una sorta di soluzione ibrida tra le console attuali, una Steam Machine, una console votata allo streaming, una cosa che tra l'altro le permetterebbe di gestire un po' meglio le incredibili e altissime soglie d'accesso del mercato console, che è comunque già abbastanza colonizzato da giganti che non rendono facile l'ingresso attualmente a aziende che non hanno mai affrontato appunto i rischi e le necessità dell'hardware gaming e del segmento dell'intrattenimento digitale da salotto. Quindi soluzioni che potrebbero funzionare, però in questo particolare momento ritengo sia più credibile semplicemente la presentazione di un servizio come può essere Project Stream, che tu prima hai descritto benissimo, e poi un hardware d'appoggio che possa un po' fare da via d'accesso, come dire, privilegiata per questo servizio. E io ti chiedo a questo punto che aprano o ristrutturi una nuova se sezione per Google Play, però dedicata, fatta bene come Dio comanda, per il Quindi non più non gaming. Google Play. Non Google Play, appunto. E anche questa è una delle cose interessanti. In realtà, cioè, allora, per come la vedo io, le cose super interessanti sono l'hardware, se sì, come, dove, fino a che punto è un Chromecast, fino a che punto Quando, non lo perché? è. Sì. Oh, e come funziona in termini super specifici dal punto di vista dello streaming, i render in qualità, a distanza, come funziona il cloud, come sono appunto, hai detto benissimo tu una cosa di cui si è sentito parlare molto poco, i preset, perché parliamo di macchine che te lo streamano, ma quali sono i settaggi? Cioè, fino a che punto possiamo compararli effettivamente con una console? Avremo delle migliorie? Ci sarà qualcosa di nuovo, eccetera, eccetera, insomma, tanta roba. E poi, se sì, anche il servizio, se ci saranno anche, altra cosa che è molto interessante, di cui parlava Francesco in un articolo pochi giorni fa, se non l'avete letto andatevelo a cercare, di Attimo cui che io ho... cerco di C'è anche il agevolarti. video, c'è anche il video, che ho montato proprio un video specifico, se non avete voglia di leggervelo. Le esclusive, qualcuno ce lo domandava già da prima. Esatto. Secondo te, quanto sono fattibili le esclusive? E in che misura, come, in che forma, eccetera, eccetera. Allora, fattibili sono fattibili, ma sono difficili perché un attimo che vi linko l'articolo che ha scritto Francesco, che ha già linkato lui Eccolo qua. nell'esatto momento. Ah no, è stato mio. Sono fattibili nella misura in cui ovviamente Google ha tanto da investire, e questa è un po' la cosa che sanno tutti di Google, il fatto che c'ha comunque più soldi della zecca di Stato statunitense. A voglia, fra l'altro, scusa, cioè io non li abbiamo salutati, ma ci sono un botto di abbonati, ma proprio un botto di iscritti. Agabador 92, l'ho pronunciato di merda, sicuro, perdonami. Orlando M93, V Doctor 1, e poi Barbaunta. Barbaunta, questo è un amico tuo, Alessà, sicuro. No, sono io forse. Uno dei miei 1000 avatar insieme alla barba di Ale e Tim Grazie, ragazzi. Bruni. Grazie, ragazzi. Scusa, prego, collega, continui.
Dicevo, non so più cosa stavo dicendo. Ah, ok, che l'investimento è totalmente possibile, però c'è da capire innanzitutto che tipo di esclusive saranno, perché potrebbero non essere le esclusive che ci immaginiamo, che siamo soliti associare al mercato gaming da salotto tradizionale, quindi cose molto grosse. Potrebbe anche non essere questo, ma potrebbe Oppure anche. potrebbero essere esclusive tipo Sky, quello dai creatori di Journey che è uscito in esclusiva Potrebbe essere una cosa del genere. temporale per Apple, perché anche quella, fra l'altro, è un'altra via molto plausibile. Da capire, ecco, appunto, in che misura ci proveranno e poi da lì un sacco di altra roba, Però ragazzi, eh. sappiamo che sono coinvolti dei nomi piuttosto altisonanti nell'ambito del gaming. Abbiamo Bethesda, abbiamo Ubisoft, ci sarà Amy Hennig probabilmente durante il keynote, almeno così si diceva. Cioè, ci saranno comunque personaggi e protagonisti del mercato dello sviluppo su console, in generale del multipiattaforma, personaggi importanti, quindi è anche difficile pensare che id Software, che è uno dei team vociferati che dovrebbe partecipare in qualche forma a questo appuntamento, che id Software si metta a fare un gioco, un'esclusiva magari un po', insomma, come dire, piccina picciò. Dedicata a una forma di intrattenimento digitale ancora da definire, però comunque magari non classicamente identificabile come console da salotto. Secondo me in questo momento siamo tutti pronti e predisposti all'inaspettato, ed Sì, è una buona cosa. ed è stupendo, non ci dimentichiamo di questi momenti, perché poi ci fregano sempre con l'hype, non ci dicono mai, cioè ci dicono tutto e allo stesso tempo non ci dicono niente, però quando esce il gioco poi sappiamo già tutto, ci rompiamo comunque le balle. Invece io sono contentissimo, ecco, questa è una nostalgia che apprezzo, la nostalgia dei tempi in cui si capiva un cazzo di niente. Mi piace sta cosa, mi piace tantissimo, perché comunque l'annuncio è arrivato abbastanza a ridosso Per esempio, dell'annuncio, dell'annuncio. Però aspetta, io dimmi. voglio... Allora, c'ho una voglio problema, cioè voglio metterci giù sul tavolo anche un problema, che è quello che potrebbe essere, che diceva anche Francesco, come sempre, e poi voglio farti anche una riflessione. Vai. Dunque, ma secondo te, se questi se ne dovessero uscire con, adesso non so, pigliamo una formula via di mezzo, un ibrido, cioè un streaming, eccetera, eccetera, oppure prendiamo la console, no, l'ipotesi console fisica, che è quella per ora meno accreditata, insomma. Ma secondo te, ma questo, cioè la fine di questa gen, è il momento adatto per fare sta cosa? Penso secondo nessuno. È super rischioso perché non sai i tuoi, cioè, insomma, i tuoi concorrenti, cioè Sony e Microsoft, come... Uno, cosa hanno in pentola già da un po', Però e rischi di fare un salto nel c'è buio. un E grosso però, per quanto ci puoi avere tutti i soldi che ti pare, un tonfo di questa portata può essere comunque parecchio dannoso anche per Google. E poi un'altra riflessione: ma non sarà questa la famosa Madbox di cui parlavano i Slightly Mad? Scusa, Allora, mi viene da ridere. ti giuro che cioè, per un secondo ci ho pensato. Allora, già, nel frattempo saluto Fabio G93, grazie per l'iscrizione, un abbraccio, e Jonah Cianci, grazie anche a te. Aspetta, se ne sono abbonati altri tre, ragazzi, ma che è oggi? Noi siamo stracontenti. Ra 40er, non Che so la come barba pronuncia. di Alessia con Todd, Mr. 0108. Paride di Troia, Mister 0108, vi vogliamo veramente un sacco bene. Grazie, grazie, grazie. Allora, i matti di Madbox dicevano di avere effettivamente un grosso partner alle spalle per la loro visione creativa. E se non mi sbaglio, anche i colori, no? Quell'abbondanza di bianco del render di Madbox, render assolutamente immaginario, penso, Spero, spero. potrebbero un pochettino. No, no, ragazzi, non lo so. Sarebbe la sorpresa più grande del mondo. Cioè, io credo che sverrei in diretta perché sarebbe una roba assolutamente E poi imprevedibile. chi lo stacca lo stream che stai streamando tu, scusa, eh? Cioè, rimaniamo online È il gatto, fino è il al 23 gatto. dicembre prossimo. Quindi il discorso è che è una roba incredibile, cioè nel senso proprio del termine, non, è difficile crederci. Però è comunque una possibilità a questo punto. E per quanto parla, cioè per quanto, tornando al discorso del salto nel buio, Google ha anche alcuni tra i migliori analisti del mondo. E secondo me ormai la tecnologia alla base delle nuove console è un po'
un segreto di Pulcinella, nel senso che la direzione in cui puntano tutti, anche insomma ascoltando i trend dei produttori di hardware, la linea è marcata, cioè il passaggio è ormai evidente, la direzione verso la quale puntano tutti. Quindi Google potrebbe effettivamente anticipare in qualche forma l'uscita e l'annuncio delle altre console, magari dicendoci: ora vi faccio vedere questa cosa qui, che è Project Stream, che è questo dispositivo che magari serve solo per collegarsi con un'app che puoi avere sulla televisione, che puoi avere su Smart TV, puoi avere su cellulare Android, puoi avere su tablet, no? Quindi compri il pacchetto che ne so, comprende un mese d'abbonamento a Project Stream, il pad e eventualmente una chiavetta, quello che è. E però ti dico che fra 6 mesi oppure fra 8 mesi avrai un hardware vero e proprio, che potrebbe avere le caratteristiche di cui parlavamo sopra, cioè un ibrido Steam Machine, console per il gaming in remoto, una roba particolare. Potrebbe anche essere questa cosa qui. Che dici? Ma, guarda, tutto può essere. Cioè, Siamo nel momento dove veramente fuoco alle polveri, via di fantasia, perché ci possiamo tirare a mezzo qualsiasi cosa. Addirittura c'è Michele Hellstars che dice: Ale Todd, ma se avessero fatto un accordo con Steam per portare tutta la libreria, oddio, sarebbe un po' un controsenso pure con l'idea del Project Stream, poi che vai a streamare anche. Cioè, non ne vedo il vantaggio, non ne vedo il vantaggio vero e proprio. E poi Google, forte com'è su quel tipo di distribuzione di piattaforma, se ne fa uno da sola come minimo. Magari fa una partnership, non so per cosa, però pure quello è plausibile. Da rete possono fare Piscialletto, tutto. anzi Piscialletto, dice Google comunica in maniera essenziale, è un po' troppo articolato. Sì, però si sta affacciando a un mercato nuovo e quindi deve per forza di cose quantomeno avvicinarsi al tipo di comunicazione che si fa in quel mercato. Cioè, adesso lo sapete quanti giocatori, voi siete giocatori, siete 1500 ragazzi, un bacione fortissimo. Siete 1500 giocatori che guardano questa live commentata perché si aspettano un annuncio in ambito gaming, e si aspettano annunci in ambito gaming, magari con le modalità e con i ritmi e con il modo, Sta cosa potrebbe anche non esserci. mi fa paura, infatti, sta cosa. L'aspettativa della massa in genere mi fa sempre paura, della moltitudine mi fa sempre paura. Sì, Però però, vabbè. oh, raga, tutto può essere. E in quel caso, secondo te, non è una priorità assoluta avere comunque già una visione per quanto riguarda il pacchetto contenutistico? Perché diamo per scontato che ci sarà comunque una base nell'etere, no? Questo servizio Project Cloud, che, sì, Project Stream, che permetterà di giocare a titoli remoto sui server di Google, no? Abbiamo visto che è stato sperimentato tramite Google Chrome, cioè giocare a Assassin's Creed Origins tramite Google Chrome era una roba fattibile con algoritmi impensati che riducevano al minimo, nei limiti del possibile, la latenza. Quindi quella roba lì è possibile, ma non, come dicevamo prima, non dovrebbe puntare un po' su un qualcosa, e qui rientrano in ballo le terze parti, che permetta di muovere il pubblico e spingerlo un po' a crederci in questo progetto, che arriva come quasi un ospite esterno, non invitato, no? Una roba che adesso tutti stanno aspettando, la prossima generazione di Sony e Microsoft. Quindi Io, scusate, qui intanto mi è impazzito l'autofocus della sì, vedo che fai così. webcam. Perdonatemi, non mi funziona più neanche la magia che c'avevo io. C'avevo il cast, quello che non funziona. Scusate, prima o poi si ripiglierà. Vabbè. Quindi no, adesso alla fine dice Manuel, alla fine presentano una Raspberry con tutto retro gaming, penso proprio. Sicuro. Senti, io invece voglio per un attimo spostare l'attenzione da un'altra parte, cioè Vai! sempre GDC, perché ci hanno chiesto, ma non mi ricordo chi è, perdono, mi sono scordato il nome, e il nick, ci hanno chiesto, sì, vabbè, ma a parte Google, che hanno mostrato fino ad ora alla GDC di San Francisco, non hanno mostrato nient'altro? Buono, buono, innanzitutto è uscita stamattina la news delle funzioni RTX che saranno disponibili, non si è capito bene ancora come, anche
sulle GPU non della generazione RTX. E sta roba è interessante. Poi magari, insomma, te sa, comunque è per quello che dicevo prima anche nel Q&A, che ci sarà un big update secondo me su quel fronte da parte di Nvidia. E poi, regà, hanno fatto vedere il nuovo gameplay di Control, quello dei Remedy. Raga, è una figata. È ancora più Sì. bello dell'altro, e hanno fatto vedere con le funzioni Nvidia RTX attive e disattivate, un bel comparison di quelli tipo, vabbè, insomma, Digital Foundry. Andatevela a guardare se non l'avete già fatto, perché a me mi ha presa la fregolona, eh? Sì, Son, so, io, beh, sapete che io sono super innamorato dei Remedy. tutto bello, ma hanno fatto vedere Oddworld Soulstorm, che Ah, là. è dal 2016. Sicuramente ci hanno fatto vedere il gioco, ci hanno fatto vedere una sequenza cinematica. Però è dal 2016 che praticamente non se ne parlava. Ci hanno fatto vedere un teaser di System Shock 3, che è in fase super pre-alpha, è completo al 50%, ma se non altro Sì, comincia a prendere corpo. Cioè, a ci voglia, a stanno voglia. facendo vedere delle cose. E poi, fra l'altro, Unity veramente niente male, su quel mini teaserino. Oddio, poi la seconda parte è un po' meno, però vabbè, Però la prima parte. Unity è sempre bello visto nei trailer. Cioè, sempre risulta alla fine dei giochi meglio nel teaser o nel trailer che nel tuo computer, purtroppo. Quindi spero Vabbè. che riescano a gestirla bene. Però, raga, comunque sembra un botto figo. E si vocifera anche un'apparizione, magari fugace, del Project Avengers, The Avengers Pensate, Project. Quindi sarebbe interessante, eh? Sarebbe super sarebbe interessante. interessante. Qui, in questo specifico luogo, a San Francisco, niente male, niente male. Quindi C'è SC che dice: mamma mia, quanto mi va male Twitch con questa connessione Fastweb. Non lo so, non è il primo che forse è un dice problema di che. stradamento. Eh sì, mo cominciamo a essere 1700, vedrai che qualcosina. Fra l'altro, mi refrescia malissimo, Tra l'altro voglio quindi. dare il benvenuto a Gian Lucky, siamo iscritti 3.000 persone, Yayo Davide 69, poi Zubbo 3, Danius, MTC 800, ragazzi, benvenuti, grazie di essere qui con noi, Splinter Cell 7, cioè, dice Lucky Strike 95, no ragazzi, io Quando parte la diretta, ci chiedono, per chi è arrivato solo in 18 questo minuti e istante, 05. esatto, fra Se tutto 18 va minuti e bene. 05. Mazza, e tu c'hai proprio il timer, ti sei messo il countdown. No, lo vedo, ce l'ho davanti agli occhi. C'ho la pagina Ah, di. perché tu sei già sulla pagina di là. Ok, bravo, bravo, bravo. Ci sono da stamattina. Perché dovete sapere che un certo caporedattore, senza affatto mettere ansia al prossimo, Alessio Ferraiuolo, è Alessio Alessio proprio lui. Ferraiuolo. Dalla Da Cina, questa dalla Cina. mattina alle 10 già mi diceva: beh, allora prepara la grafica per fare questo. Allora mi raccomando, vai. Quindi Tra l'altro, sì. scusa, Ale, questa è tua la grafica? Bravo, Sì. bravo, ti faccio i miei complimenti. Probabilmente avrai semplicemente trovato un wallpaper su Google Immagini. Però bravo, bravo, perché mi piace molto, molto sobria. Hai L'ho messo in 4K, ho fatto un lavoro fatto la composizione, sei stato molto bravo, sei stato molto bravo. Ti faccio i miei più sentiti complimenti in diretta di fronte a 1700 Madonna, persone. che emozione. Su questi complimenti, Q-Man, benvenuto nell'Orda. La sviluppata appunto G, Nixiam ha subito colto il senso profondo di questa composizione. E beh, l'ha fatta Alessandro, era ovvio che c'entrava il membro, Beh, regà, ragazzi. Comunque sì, prima si parlava di una roba mobile, ma secondo me il cardine comunque sarà l'accessibilità, perché Google, se c'è una cosa di cui possiamo essere certi, che cercherà di estendere il proprio servizio e di portarlo su più piattaforme possibili. Quindi, secondo me, a partire da un'app probabilmente, o anche semplicemente attraverso Google, che è un canale che tutti hanno sui propri devices, cercherà di portare il Project Stream, il servizio base del suo gaming on demand, del remote gaming, su tutte le piattaforme, cellulari, tablet, vibratori, frullatori, Vabbè, frigoriferi, cioè da tutte le parti, perché, perché è cioè, sempre stata la vision di Google, sostanzialmente sì. è l'azienda più impegnata di tutti sull'accessibilità dei contenuti e degli hardware tecnologici alle grandi masse. Quindi anch'io sono d'accordo che questa è una cosa fondamentale. Drex,
no, che Drex, scusate, Drek 188 ci dice: ma secondo voi è possibile che esca tipo subito a sorpresa? Cioè fanno tatta, cotto e magnato, ce lo sparano subito sul tavolo? Possibile? Un pezzo sì, cioè un pezzo di della loro idea sì, cioè io penso che abbiano fatto molto più testing per quanto riguarda Project Stream di quello che ci hanno fatto vedere, anche perché le risorse anche interne per quanto riguarda le possibilità di testing di una piattaforma, di un prodotto, sono abbondanti, cioè nel senso possono effettivamente radunare centinaia di persone e fargli provare questo genere di servizio e poi magari estendere in seguito con una cross d'alfa, una cross beta, tante cose, la gamma del testing a tante persone. Quindi, e ovviamente poi parliamo di un'infrastruttura server che è quella di Google, che è vero che delle volte c'ha dei cedimenti, ma comunque non sono proprio gli ultimi arrivati nel web. Beh, no, esattamente, non sono proprio loro. C'è Paginine o Paginein, non lo so. È vero che un gioco in esclusiva potrebbe essere un remake di OutRun? E questa è una speculazione che ho sentito più volte in giro, però insomma... mi sembra un po'... Oddio, non la voglio escludere, però... Boh. Beh, teoricamente Sega o Sega è uno dei partner che dovrebbe palesarsi nel corso del keynote, quindi ha senso, anche perché il richiamo anche dei vecchi giocatori... cioè, il richiamo fatto ai vecchi giocatori potrebbe essere importante, potrebbe essere una roba... coinvolgente. Nel frattempo, un attimo, che è partito il pre-show. Vai. Un attimo, che lo metto dietro le nostre facce. Ma che un attimo, muovite, dai. Pre-show è una schermata. È uguale, io la voglio. Intanto, Millaxilia si è abbonata, slash, non lo sappiamo, a Twitch Prime per 3 mesi. Grazie, caro. Grazie carissimo. Oh, c'è anche Cage, Kage, che ogni tanto sbuca fuori dal void pure lui. Fagiolini, ma Uya, come si chiamava la console di Google? Uya. Che ogni volta che dici Uya, a me viene in mente un modo di descrivere in gergo viterbese una particolare parte del corpo. Non lo so, ce l'hai te, io sta cosa non ce l'ho dalle mie parti. Lo so, si chiama Cuia e quindi non tiriamolo fuori. Ma comunque, sì, ci sta anche Jade Raymond nella baracca. Sì, lei ha parlato di grandi novità, però è anche un po' il suo ruolo abbondare. State vedendo queste animazioni, sì, in 13 fps? Tipo, sono un po' weird, eh? Attenzione, c'è la granata, le dog tag e quell'altro, che roba è? La planimetria? Circuito. Sembra anche la mappa di un FPS, perché vedi che tipo quella è la punto A della bandiera, i proiettili, sì, è tutto tema FPS. Questa è chiaramente un FPS. E l'ultima cosa, che roba è? Attenzione, chi la indovina per primo? È l'aereo drone, quello che fa le rilevazioni da insomma, sì, vabbè, sopra la favasfera, come si chiama. La favasfera. Dai. Oh, gaming announcement. Dai, su. Ci siamo? Manca ancora un pochettino. Però il fatto, se effettivamente è un UAV, io potrei anche sentire a un certo punto puzza di Activision. Perché sì, se sento UAV... L'UAV è proprio Activision, c'hai ragione. Porca miseria, pure a me quando mi dici l'UAV è proprio... Ma poi magari non c'è, perché non è nella lista dei confermati. Però automaticamente mi pare. No, aspetta. Pagine in o pagina in, non so come si pronuncia, ha detto: dai che presentano Half-Life 3. Sì, ma tu pensa se accadesse una cosa del genere. Tu lo stai guardando in diretta, non è che lo stai guardando sul nostro stream? No, scusa, lo stavo guardando sul nostro stream. Per favore, guardalo in diretta. Perché mi piaceva il tuo volto. No, lo so, immagino. Vabbè, adesso lo rimetto, scusa. Star Citizen esclusiva Google. Michele, prima di tutto dovrebbe uscire. Tanto per... Ma poi vediamo. No, esclusiva Google, penso che l'ammazzano i beghe. Allora. COD single player in esclusiva.
Oh, raga, però se il gioco di guida fosse un toca, Madonna, ricordi, sbronza, Madonna. Ma sono stato travolto. Toca, mamma mia, toca. Allora, Danius, plausibile secondo voi una console ibrido stile Nvidia Shield? O la portabilità, che è un altro discorso poco esplorato qui in questa fase No, di, quella è diciamo, una... speculazione. Oh, quella è la maschera di Jason. No, è semplicemente no, No, ma che è cazzo? Logay. E vabbè, ho visto la maschera... È un gioco di sport. Oh, Va comunque, bene. perché io sto indietro in ogni caso anche adesso? Scusa, eh? Sto indietro anche adesso. Tu sei Adesso dietro io sono proprio. indietro in generale nella vita, Dove probabilmente. Però sei? Cosa stai guardando adesso? sto guardando lo stream, quello ufficiale. Però il mio è comunque indietro. Che vedi? Io sono ancora si sta formando adesso la mazza da golf, ferro numero Prova a 4. aggiornare, prova a rifresciare. È la quarta volta che refresco, non me Mannaggia, va, non si sa mi perché. strappi le orecchie così. Vabbè. Allora, aspetta un po', leggiamo qualche altro commento. Allora, Zanek X dice: ricordiamo che Google ha fatto tante cose belle, ma ha anche partorito Google Plus. Allo stesso tempo altri servizi simili. Vabbè, ragazzi, però ci sta che ogni tanto qualche sfondone lo fai, qualche sfondone da miliardi di dollari. Però E va ce ne bene, hai, quindi. però su questo io non guarda, secondo me sono andati sul sicuro. Non può, devono aver fatto tutti i calcoli insomma, del caso. Non possono andare ad cazzum così in mezzo a uno dei mercati più comunque più tesi e più sensibili, più reattivi, più impegnati, perché il pubblico del mondo dei videogiochi è forse il più impegnato di tutti, sotto tutti, cioè, nel bene e nel Nixiam, male. puzzano Quindi, di cloud gaming, ma cloud gaming è la base comunque di quello lì che... beh. Cioè la direzione verso la quale si vogliono muovere loro, Però di base. giustamente Agaret chiede subito, tireremo in barca, chiede subito, sì, però ci gira Crysis, No, non si sa, ragazzi, Crysis secondo non gira su da niente, la realtà è questa. vedere, da vedere. Freddy Krueger mi dice che vuole la mia maglietta, dovrai venire e strapparla dalle fredde dita del mio cadavere, Freddy, col cacchio che te la cedo questa, proprio col cacchio, ho anche la cuffia fighissima. Scusa, perché una... Ah, la cuffia per le No, orecchie. no, Ok. no, Mi la cuffia. immaginavo la cuffia da piscina con scritto No, Mortal scusa, Kombat la su. cuffia a Perugia è il berretto. Da voi a Roma questa cosa non funziona, lo so. Infatti mi Ma non sentirei nel resto forse. del mondo non funziona questa cosa. No, perché se la dico a Milano la capiscono sta cosa. Cioè, capiscono che è la cuffia, perché effettivamente può essere la cuffia. A Roma sta cosa non funziona. Mi fanno sempre la battuta. Devi andare a Media World, tipo, se vuoi le cuffie. Mi fanno sempre. Vabbè, comunque, vai, Ragazzi, andiamo avanti. per favore, insultatelo. Sì, presentazione della console del progetto di gaming di Google, Angelog. Esatto. Quando inizia Vaiei Brasor? Beh, oddio, mo ci siamo, Ci secondo siamo me. quasi. Quanti Non minuti? lo Quanti so. Non, minuti? mi hanno tolto quella schermata, ora non lo so più. 8 minuti, 8 minuti, te 8 lo dico minuti. io. Ok. Pazzo, pazzo, ecco pazzo, adesso dici un po'. Allora, in ogni caso, far uscire una nuova console non è una cosa semplice, quindi è obbligatorio un bel lavoro. Sì, che è quello che appunto stavamo dicendo prima, Allora, un ci sono un attimino sacco che... di rischi. I soldi ci sono, ma gli sviluppatori, quali, aspetta, aspetta, quali dei tanti si uniranno come first party? Annunceranno qualcosa di, qualcosa di simile, secondo me, altrimenti cosa potrebbero fare? Beh, guarda, Epic riesce a fare comunque, hai visto, a vincere le battaglie delle esclusive con uno store. Chissà che con tutti i soldi Google non riesca a fare una cosa analoga. Non proprio quello, però che ne sai, magari qualcuno se lo riesce a prendere. Boh, A questo boh. punto, ragazzi, siamo nel territorio dei boh, cioè nel senso non è che, a parte mancano 8 minuti e veramente presto potremo sapere tutto o sapere ancora niente e assistere al palesarsi di nuvolette a minchia, però insomma è molto stimolante, provo più, come dicevamo anche prima, in questo momento più che nervosismo, ansietta per questa presentazione rispetto a quelle lì delle tre, perché... Più o meno alle 3 già sei non tutto, ma tanto. E qui letteralmente non si sa una cippa. Niente.
Niente, sappiamo niente. Buio totale e ci piace, pensa. Però potrebbe anche essere, come dicevamo prima, una roba super orizzontale che a questo punto potrebbe arrivare anche sulle console tradizionali, che ne so, PlayStation 4, 5, Xbox One, Scarlett, Switch, perché se è impostato proprio come app, un attimo, raga. Partono? No, che è? Che è successo? C'ho il simbolo ESRB. Oh, ok. Ma secondo me era a caso. Ah, a caso? No, ma poi... Da everyone to No, Matthew... dobbiamo per forza sincronizzarci. Io provo a. Guardale, addirittura a me adesso dalla pagina ufficiale mi va più lento che Allora, da... adesso io ho di nuovo il simbolo ESRB. Anche io. Ok, quindi Adesso è ok, sparito, adesso è sparito. ora siamo più sincronizzati. Che Ora disagio, balleremo però. per i prossimi 4-5 minuti. Allora, aspetta, aspetta. Qui c'è il log, cioè il ciocco di legno, il punto, cioè, che mi fa pensare allo strategico. Il chunk di ciccia, quindi Quattro ristoranti simulator. quattro distanze. No, no, vabbè, questo è uno strategico comunque. Uno strategico o comunque Don't Starve, una cosa del genere. Ah, però c'è l'esagono! È figa però la simbologia, eh? Ci hanno messo anche l'esagono. Sono molto contento. Sì, questo è o un Ciao Max RTS Payne o 83. comunque un Don't Starve. Ah, i Pandax dice Age of Empire. Pensa tu. Microsoft glielo lascia? Sì, col cavolo. Col che ha. Tra l'altro, quanto c'ho voglia di rigiocare Age of Empire proprio. No, aspetta, Warcraft. Sì. Magari. Quello non riesce a rifarlo neanche Blizzard, figura di Google. Tutte esclusive? Sappiamo Quindi adesso mi nulla. dice stay tuned for announcement appena cambiato. Come siamo messi? Sono sync? Sono in sync? Sì, ora dovremmo essere in sync. Sì, so anch'io. Stay tuned. Dai, 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 è buono. Cannavacciuolo che annuncia il suo gioco. Ditemi, ragazzi, com'è il volume. Ciao Exion 98! Sentite la musica quantomeno decentemente. L'importante è che sentiamo noi parlato, così da farvi un po' di traduzione. Buono volume, perfetto. Sì, forse è un po' altino quello dello stream, però vabbè, adesso magari non è un problema. Aspettiamo perché sicuramente partono con trailer, dai. O forse no, non lo so, noi siamo abituati a una cosa così. Tanto siamo più di 2000, ragazzi, vi vogliamo un sacco bene, grazie di cuore. Un controller decente. Allora, i render, ragazzi, dicono poco, eh. Cioè, i render, so se vi ricordate i 100.000 modelli di DualShock 4 e DualShock 3 che sono usciti prima della definizione del modello finale. Quindi potrebbe essere una roba vecchia di mesi, potrebbe essere una roba che non c'entra niente con la forma attuale, potrebbe essere un grosso errore. Tante cose potrebbero essere. Allora, iPandax dice, ma perché Todd ha la barra degli strumenti? Perché io so così, sono molto, so Firefox nell'anima, non mi piacciono le Ah, ha semplificazioni alla Google Chrome. la barra degli strumenti. Non Sì, ma dovrebbe. a me piace, cioè, non so che è stylish. Senti, Paz sta da de matto, cioè, c'è proprio una fregola che non si tiene. Domanda prima di iniziare, quante sono le possibilità, cioè qui ci chiedi proprio anche tu un salto nel vuoto, che sia un pass e non una console fisica? Attimo che Magari cerco di simile... sistemare Todd nel frattempo. Ma magari simile al Game Pass. Probabilità, vuoi proprio un numero sparato a cacchio? 4 su 10. 4 su 10. Sì. 3 su 10, scusa. 3 su 10, dai. Allora, qui ci abbiamo il Far West. Sì, dai, è Far West, scusa. Ci abbiamo il cappello, lo stivale con lo sperone, la porta del saloon, il cavallo e... Sì. E quindi Red Dead Redemption? No, che cosa mi state dicendo? Google, cosa mi stai dicendo? I miei Allora. tentativi di cropparlo nel modo giusto. Mamma mia, sei stupendo quando fai queste cose. Occhio che mi gira la testa se mi trezzichi così velocemente, Ok. eh. Allora, God Hand. Un gioco se lo chiamavano Trinità. Red Dead Redemption Battle Royale, boh, sono partiti tutti di testa. Dove posso trovare la live di Google? La trovi direttamente su YouTube, c'è solo lì sostanzialmente.
Ecco Spiff direttamente. Spiff, ma sei là? Tu che sei a San Francisco? Console streaming con offerta abbonamento mensile, dice lui. T'hanno fatto entrare alla GDC? E poi si scopre che è una console Android. Notare la mia velocità nel ricroppare tutte le inquadrature. Un'efficienza incredibile. Ho messo solo 12 minuti. Signor Bruni, sono estasiato e commosso. Non venire troppo vicino alla telecamera che se ti taglio il ciuffo. No, ma va bene, a me piace sempre. È una composizione che amo molto io, il taglio. Comunque questa musica stile Teen Movie anni 90. Ma io non la sento. Dovresti sentirla però. Sì, ok, adesso l'ho sentita. Che roba è? Non so, mi sembra tipo American Trip. E sei Millen Colin, che roba è? Ma qualche esclusiva Google? No, non qualche esclusiva di Google, qualche esclusiva di gaming in mano a Google. Cyberpunk 1877. Sì, beh. Beh, che ce lo faranno dopo Cyberpunk 2077, certo. Ragazzi, questo è ovvio. È un dieselpunk quello. Dieselpunk o atompunk o... No, quante ce ne stanno? Boh, ce ne stanno. Comunque, giochi di ammazzare zombie? Allora, sì. Last 4 Dead, dai. Oh, ragazzi, ricordiamo che ci sta anche il nuovo gioco di Tate Rock Studios, nell'aria. Più che altro, ricordiamo che, porca miseria, sono le 6, quindi devono cominciare adesso. Questa è la presentazione. È così, sono sti rebus, ci fanno i rebus per un'ora e noi non capiamo un cazzo, fino alle 3. Taffo 91, un'altra console rischia di rendere il mercato troppo frammentato, però non avete questo timore? No, perché credo che loro puntino proprio all'orizzontalità e alla massima diffusione, quindi sì, sì. Vadano a creare una realtà quasi complementare rispetto a quella delle altre macchine. Puntano a portare il videogioco, secondo me, anche nelle case e nelle tasche di chi non ce l'ha. Adesso. Esatto. E lì c'è un sacco da guadagnare e c'è anche un sacco da fare, un sacco di roba da fare. Esatto. Non sarà una console, sicuro. Beh, console ha tanti significati, vero? Alex Porchetto che dice France vs. Zozes. sì, ormai siamo proprio agli sgoccioli, stiamo aspettando che partano e quindi via le minchiate. Un'app? Può essere. Cioè, è quello lì che abbiamo detto per un bel po' oggi, quindi potrebbe anche darsi. Ora esce il zio di Google e spoiler al mondo il finale di Game of Thrones. Bellissima. Finita la musica, c'è un solo pallino. Ci siamo? Non so, c'è un solo pallino adesso. Ale, però è un pallino diverso, eh? È un pallino diverso, Ale, eh? Sì, è decisamente... Eccolo! È decisamente un pallino diverso, Ale. Calmati, stai! Questo è il caricamento. Ma questo è veramente il caricamento, raga. Sì, questo è proprio il caricamento dell'annuncio. Che piano piano diventa il logo di Google. Tac! Eccolo! Che classe, però. No, se lo risucchiano. No. Eccoci. Ok. Applausi. Niente trailer? Trailerino. Ok, questo è il teaserino da 40 secondi che ci hanno già mostrato la settimana scorsa. Vabbè, e fino a qui, ragazzi. Questo già l'avevamo visto. Ok, il CEO di Google. Pichai, Mr. Pichai. Pichai. Allora, il volume del teaser è basso, ci dicono. Good morning, everyone.
It's great to be here. Thank you all for joining. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Parte con una confessione. È un grande giocatore. Ah, non è un grande giocatore, ma gioca un sacco a FIFA 19. Ok. Also play Ashes cricket quite a bit. And for those of you who are wondering what cricket is, it's kind of like baseball. Gioca anche un sacco a cricket, ragazzi, che è come il baseball solo che è meglio. Another little known fact is that Google makes arguably the most played. Sai che devi alzare un pochino? It's the Dino Chrome game, mostly played when there's no internet connection. Not going to talk to you about the high quality graphics and stuff. Vabbè, adesso fa un po' di ironia sul giochino del dinosauro da browser. Probably logged more hours than I care to admit. While I'm not a big gamer, I do have the privilege of working at a company and leading a company. Non sono un giocatore, ma ho il privilegio di giocare in una grande compagnia che for many Googlers their journey with computers started with games. Okay, per si molti occupa della tecnologia, quindi il viaggio verso Google per molti impiegati è partito dai videogiochi. And through that process, they build resourcefulness, creativity, and collaboration. Ti chiedono di alzare ancora un po' il volume della conference, Ale. Però se lo alzo anche il tuo. And within Google and Alphabet, games play a big part in developing our own technology. The best example I can think of is how we are making progress on AI. DeepMind's AlphaZero uses parla ora dell'intelligenza artificiale, che è una delle grandi sfide del futuro della tecnologia e ovviamente anche del videogioco. An important step towards creating a flexible general. Hanno sperimentato molto in questo senso e hanno ottenuto risultati. More recently, AlphaStar became the first AI to defeat a top professional player at StarCraft 2. E AlphaStar, l'intelligenza artificiale attiva sviluppata da Google per l'ambito gaming, ha battuto un giocatore professionista, che non è tanta roba, non è poca roba. Assolutamente no. Even beyond DeepMind, another great example we have is Waymo, where we use simulations in gaming-like environments to test things that aren't actually possible or safe at scale in the real world. Okay. In fact, Waymo has driven more than 5 billion hours in simulations. Waymo, che è un'altra tecnologia di intelligenza artificiale di deep learning, che esatto, per le simulazioni nei videogiochi. That we'll be deploying in the real world. Sì, che tra l'altro può essere applicata anche al mondo reale nell'ambito della guida automatizzata. Big leaps in computing and networking power, high fidelity graphics and the infrastructure that supports. Ok, quindi la cosa più grande, ovviamente, la cosa più importante fino ad ora è proprio questa, Project Stream, che è Odyssey, Assassin's Creed Odyssey. Ok, dice che la tecnologia dovrebbe adattarsi alle persone, non il contrario. E non è stata questa la strada seguita per qualche tempo. We imagine, we envision that it could be a modern platform for web applications. Modern platform per piattaforme. Esatto, quando hanno fatto partire Google doveva essere una piattaforma moderna per le applicazioni. Finally, we are making progress towards that goal. In fact, over the past 2 years, e ora stanno raggiungendo quell'obiettivo. Hard at work on game streaming technology. And last fall, we launched our first public test with Project Stream. Okay. E quindi ovviamente si passa a Project Stream. Hanno lanciato il primo test l'anno scorso per il pubblico. It's probably the worst kept secret in the industry. Dicembre, gennaio, ricordiamolo. Internally we were actually testing our ability to stream high fidelity graphics over a low latency. Devo allontanare il microfono, Ale, oppure sto zitto perché sennò gli parlo sopra. Any device with the Chrome browser and an internet connection. Ovviamente questo servizio permetteva di giocare a un gioco attraverso. And when we say best of Google, la piattaforma più diffusa al mondo, però il browser Chrome di Google. Our custom server hardware and data centers can bring more computing power to more people on planet Earth than anyone else. Ovviamente today, parliamo di un servizio che può raggiungere una diffusione incredibile, perché è la stessa delle piattaforme di Google. Of miles of fiber optic cables. E tra l'altro si innesta sulla diffusione anche delle infrastrutture di rete di supportare a Google. With Google, open platform, games will be easily discoverable by over 2 billion people on a Chrome browser, Chromebooks, Chromecast, Pixel devices. 2 miliardi di persone collegate alle infrastrutture di Google tra Chrome, That's in addition tra Chromecast, to all the people playing and watching games across YouTube and Google Play.
And when we build these ecosystems, we always take the approach that we only succeed when our partners do. Collectively, our partners across web, Google Play, and YouTube have earned more than $110 billion okay. over the past 4 years alone. Hanno, and we are grazie alle piattaforme di Google, yes. i loro partner hanno guadagnato negli ultimi quattro so anni, now we are focused anche on in virtù di questa connettività, 110 miliardi di dollari. A game platform for everyone. Okay. And when we say for Eccola everyone, qua. We really mean ed eccolo qui. Per one of our tutti. Most e la loro ambizione è appunto costruire una piattaforma di gioco be per Android tutti. Or Chrome or AI, we are dead serious about making technology accessible for everyone. E l'obiettivo è sempre quello di creare una tecnologia games, di gioco che sia accessibile per tutti. For users to play high-end games. Beautiful graphics really need high-end consoles or PCs. And games don't have instant access. Think about the way the web works. Questa è una cosa interessante. Abbiamo tecnologie di gioco molto avanzate, ma non c'è ancora un accesso immediato al gioco. Instantly enjoyable with access for everyone. E la sua ambizione in questo senso è permettere l'accesso immediato a qualsiasi gioco da diverse piattaforme. People who love to play games, people who love to watch games, ovviamente, and people who love to build games. Accessibile a chi gioca, chi guarda i giochi, chi really guarda giocare e a chi sviluppa. We want to build a platform. Eccoli, we want you to show us what's possible. And together, I think we can create a new games experience powered by best of Google and built for everyone. Let's okay. take a look. Ok, eccolo. From the beginning of time, games have brought us together. Players and spectators. By the handful, the hundreds and the thousands. We built stadiums, places to gather around every kind of spectacle. Glory, tragedy, pageantry, community, rivalry, and wonder. Until every city, town, and village had a place where anyone could play. Thousands of years in, our games have changed. But our need to come together remains. This new era of gaming needs a new place to gather. One place where anything you dream can be built. Playgrounds for every imagination. One place where you and everyone you know and everyone they know will all play together. One place that never stops evolving, where everyone will play. Where did he come from? Un posto che non smette mai di evolversi, eh? Sapete che c'è un'idea che sia una forma di streaming sia creativo che di gioco contemporaneamente. From any screen. Cioè tipo un Twitch dove puoi giocare giochi che vedi. One place for all the ways we play. Posto vero. This. Stadia. Gather round. Stadia. Non me l'aspettavo il nome Stadia nel una presentazione fatta in questo modo e fondamentalmente l'idea è creare una community di giocatori, sviluppatori e spettatori di videogioghi nello stesso posto. Deep history and heritage in games. That starts with Phil Harrison. Who joined us about a year ago. He's a great leader and a great gamer. Nome un po' di definitely fanno, someone sì, who knows però. The difference between RPGs and NPCs. I'm going to pass the mic over to Phil to show you what we have built. Take it away, Phil. Thank you, Cinda. Phil Harrison è arrivato nel progetto circa un anno fa. È un grande giocatore. Thank you, Sundar. It's such a pleasure to be here today, and thank you for joining us at GDC as we finally get to share Google's vision for the future of games, where the worlds of watching and playing games converge into a new generation okay. game platform. Game platform, ragazzi. Sì. Chi guarda e chi gioca nella stessa piattaforma. Our vision for Stadia is simple. One place Uniti. For all the ways we play. Okay. It's focused on gamers, inspired by developers, and amplified by YouTube piattaforma che creators. Si focalizza sui videogiocatori
ispirato dagli sviluppatori e su tutte le piattaforme. E ha detto soprattutto anche dei creator di YouTube, attenzione, questo è molto interessante. Game experiences that delight players with engrossing stories, characters, and worlds through a dazzling display of technology, artistry, and magic. Games are now the single biggest form of entertainment on the planet, one that connects a vast community across geographies, cultures, okay, sta di nuovo parlando del fatto che l'idea è quella di connettere tutti i giocatori del mondo a prescindere dalle barriere games, che possano esistere. A universe of people who love watching games. C'è un universo di giocatori che ama giocare appunto e un'altra parte che ama guardare gli But those two worlds are mostly disconnected, fragmented, and often independent. Questi mondi sono spesso frammentati, si divisi, e la loro visione è quella di unirli, portarli tutti insieme, esatto. Esatto, non hanno detto nulla, però hanno detto che solo Google può crearlo in questo modo. And our investments in the fundamental technologies that are the foundations of the open internet, we offer a truly unique opportunity to combine. Dicono che però è unico, quindi qualcosa di completamente nuovo ci sarà. That extraordinary power of the data center over to you, the game developers, where playgrounds for every imagination can be created. Our first public test of this came in October of last ragazzi, year with è un Project Stream, non è una conference. Ok, il loro primo esperimento, i primi passi verso questo concetto è con Project Stream nel 2018 con Assassin's Creed Odyssey a 1080p e 60fps al secondo. È stato approvato in toto dalla community dei videogiocatori, qui riporto alcuni Twitter. For trusting us with the latest e ovviamente ringrazio anche Ubisoft per essersi fidati di loro e affidandogli il loro gioco. Ubisoft has always been at the forefront of advancements in the games industry and they have an incredible track record of success and creativity. Sta fondamentalmente annunciando quella che sembra essere una partnership. I'm delighted to welcome the CEO and co-founder of Ubisoft, Yves Guillemot. Attenzione. E infatti ci sta Yves Guillemot tra il pubblico. Con la maglia di Division. Sta facendo marketing sottilissimo. Partnering with us and to producer Marc Alexis Côté and the entire Ubisoft Quebec studio for their masterpiece creation Assassin's Creed Odyssey. Thank you for bringing your game to our platform and congratulations on being the first game played by the public on Stadia. As many of you experienced with Assassin's Creed Odyssey, we now have the ability to take a sophisticated, graphically intense AAA game and stream it to a Chrome browser running on a dicono ovviamente ribadiscono che ora hanno la tecnologia per permettere l'accesso a un gioco così complesso e così graficamente pesante su Chrome. Ma la loro ambizione è andare oltre il singolo gioco. We ask developers how we can help solve some of the most critical challenges you face. There were three very clear themes that resonated. Ok. La loro tecnologia gli aveva tre priorità: creare senza limiti, creare un contesto molto ampio e permettere a tutti di connettersi a questa piattaforma, a questo contesto tecnologico. Let me show you how we have brought this. Comunque è un classico, il classico linguaggio da keynote, non è quello da piattaforma, da presentazione videoludica. Sì, assolutamente sì. Ok, vi mettete a guardare l'ultimo trailer di Assassin's Creed Odyssey su YouTube e ora vedete il tasto Gioca ora. Dal trailer giocate in un secondo. 5 secondi, scusate. 5 secondi. Senza download. Porca miseria! È tanta... Non è una cazzatella, comunque. With è no serio. Download, no patch, no update and no install. Stadia offers instant no update access to play. E niente installazione. Chi sta 5 secondi da video stai giocando. È una roba che spacca tutto. Video or link and you can be playing your game instantly. Compare that to today where gamers are all too familiar with things. Bisogna vedere se effettivamente funziona, però potenzialmente è una roba che... a thing of the past.
Ora parla del fatto che l'installazione sarà una cosa del passato con Stadia. And movie industries, and with Stadia it is now available at the highest level of gaming. But wouldn't it be even more magical if that same game and that same instant experience could be available across any screen type in your life? Attenzione, okay. Eccola. The key benefit of our platform is that a single creative vision. Ora dice, and a single, non sarebbe magico se quella stessa esperienza, pensando in quel mondo, fosse accessibile su tutte le piattaforme dotate di schermo? Being able to play games, che è successo? Desktops, laptops, TV, tablets, and phones. Ah, è proprio il keynote. This new generation of gaming is not a box. Okay, adesso si è ripreso. With Stadia, the data center is your platform. There is no console that limits the developer's creative ideas. Con Stadia non c'è nessuna console che limita la creatività degli sviluppatori. This is not a concept, it's not a test, this is real. I'd like to bring my friend Carlo to the stage to show you this working. E ora vi facciamo vedere come funziona. Ok, quindi in buona sostanza c'era anche questo. E quindi secondo me c'hanno anche più cose. Vedi? L'idea, stanno... l'idea, botto di potenziale. And here it is on a Pixelbook running the Chrome. Questo è un Pixelbook, quindi c'è un Pixelbook che non ha praticamente, cioè non ha prestazioni hardware rilevanti. No, assolutamente no, proprio. Poi c'è un Pixel, Google Pixel con il pad quello della Razer. Cioè, e aspetta, puoi giocare lì. La cosa importante è che è passato con il account da una piattaforma all'altra seamlessly, cioè in un secondo, e ha ricominciato dove stava. And we could enjoy the same vision that the developer had, the same high quality 1080p. È un'idea fottutamente geniale. Comunque, ripeto, con tutte le cautele del caso, ma concettualmente è una cosa molto molto promettente. To go from running on our PC to running on a tablet. Cioè, voi pensate con il tablet, ragazzi, se riescono a fare una cosa del genere, adesso tutto si gioca. Comunque, eccolo il pad, tutto, e dico tutto, si gioca con il catalogo. Lo sapete che tutto se portano questa cosa sulle console, hanno praticamente creato la console unica come app, using this, which is a Chromecast Ultra. Ora stanno giocando su Chromecast streamer. There is no console required to reach this experience. Continua a sostenere che il nome è bruttissimo, però. Nome eh? Fa capire, vabbè. Thanks, Carl. It's a great presentation. Stavano giocando su Chromecast, quindi su TV. Esatto, Chromecast. L'idea è molto telefoni, molto telefoni, tablet. Is fundamental to Stadia. Where you can try. Ora dobbiamo capire quali sono i requisiti in termini di rete. And as such, we're also enabling players to use your existing USB controller. Addirittura con i controller che e già con le piattaforme che, cioè le, con l'hardware che possiedi, quindi anche mouse e tastiera. That friction, that barrier to entry, we will make it simple and easy for players who want to try Stadia for the first time. Giocare sui device che hai già, non devi comprare nient'altro. Però c'è un controller che è stato pensato per offrire un'esperienza unica, che è questo. Stadia controller. Eccolo qua, il controller di Stadia, che è una via di mezzo fra il praticamente quello di Xbox e il pro controller della Switch. This is your gateway to the best of Stadia. It enables you to access the full Stadia experience. And there are many advantages. Ok, ti permette di accedere alla completa esperienza di Stadia. Non ce la faccio neanche a pronunciarlo. Quindi effettivamente c'è un hardware, ma non è un hardware vincolante. Però fa una cosa figa, identifica automaticamente qualsiasi schermo sta giocando. Questo è stupendo, questo è stupendo. È una roba molto figa. In addition to the standard functions you'd expect to see on a modern game controller, the Stadia controller features. Non hanno parlato della libreria, non hanno parlato dell'accessibilità, dei requisiti per questa accessibilità. Però concettualmente è molto interessante. Back out to YouTube. The gamer can choose to share their experiences starting with a click of this button to themselves, to their friends or to the world. They are in control. Possono condividere la loro esperienza di gioco, il video, con altri giocatori o anche immediately access the controller's built-in microphone. So they can get help from the assistant for special in-game features. Aspetta. Integrated by developers.
Ah, e un tasto invece è dedicato all'attivazione di un microfono per avere un cavo una linea diretta. Ho capito bene con gli sviluppatori o delle feature particolari scelte dagli sviluppatori. I'd like to introduce my friend and colleague, the head of engineering for Stadia, Marj Bakar. Attenzione, questo è il capo degli ingegneri, Marj Bakar, che ha progettato Stadia. Sì, comunque sembrava il Konami Code, ragazzi. In order to deliver an amazing experience for your games, we needed to bring powerful computing closer to users. Ok, vogliamo portare il powerful computing, cioè la programmazione anche in questo caso dei videogiochi di alta qualità a tutti. Però ho come un po' il sospetto che da preambolo sia legato in qualche modo a Open. Cioè, nel senso come servizio privilegiato. Ok, adesso stanno dicendo comunque che questi sono credo che siano i punti di snodo dal punto di vista dei server. Sì, nel senso ci stanno dei server di prossimità e quindi quelle risorse di computing vicine a te. Esatto, quindi la macchina che sta giocando il gioco è comunque vicina a voi ed è così che loro risolvono il problema della latenza e sono più di 7500 in giro per il mondo. Memory and storage. Questa è una piccola server farm, anzi gaming farm. Only with Google can you apply the power and flexibility of data centers to game development. This solo con Google puoi farlo, e beh, del resto ci hanno ragione. We've been testing this technology privately within Google for years. For our initial public test, l'hanno testata per anni internamente, come dicevamo prima. We delivered up to 1080p 60 frames per second with stereo audio. Questo era il test, 1080p 60fps con stereo. We will have increased performance. Ok, al lancio fino a 4K 60fps HDR solo sul round. Non si stanno regolando. Mamma mia! Mamma mia! HDR and surround sound. And in the future, però la gente lì presente non mi sembra molto entusiasta, cioè, forse hanno invitato le persone sbagliate, ci dovevano invitare noi. Ma credo che siano sviluppatori, che effettivamente pure dovrebbero essere più entusiasti. Attenzione, puntano all'8K e a 120fps. We have built our platform to scale up with the highest performing network. Ragazzi, to deliver the visual quality demand. Voglio sapere quanto serve di banda per questa cosa. Quanto serve di banda? What's even more exciting is that in addition to the stream you get as a player, there is a second simultaneous stream at 4K 60 frames per second that you can choose to share directly to YouTube from the Stadia. Quindi lo stream che ti fa giocare può essere raddoppiato per mandare lo stesso giocato direttamente su YouTube per streamare. Stadia is not constrained by the limitation of traditional console systems. Instead, we have built a truly flexible, scalable and modern platform that allows us to push performance beyond what was previously considered possible. Ok, quindi loro qui hanno rivoluzionato anche un'architettura più flessibile per lo scaling delle specifiche. Can connect instances together to dynamically expand the capabilities along with the need of your games. Quindi la loro infrastruttura permetterà di aumentare esponenzialmente a seconda delle necessità la potenza del computing in remoto. But our vision with Stadia is that the processing resources available will scale up to match your imagination. E ovviamente nel futuro potrà aumentare esponenzialmente per accordarsi alla vostra immaginazione e il data center lontano è la vostra piattaforma di gioco. I'd like to personally attenzione, thank Dr. Lisa AMD. Su, AMD President and CEO, who is here with us today. Lisa and her team. Ok, partnership con AMD, ragazzi. To bring you more than 10 teraflops of power, which we've coupled with a custom CPU to make up a single Stadia instance. Vedi, usano le HBM2 in memoria. How the graphics power of Stadia compares to the top two consoles in the market. Questo qui. You can see. Però attenzione.
Attenzione, attenzione, perché qui, ok, le bruci perché siamo alla fine della generazione, ma secondo i rumor quelle nuove stanno ben sopra. Però è un servizio in aggiornamento continuo dal punto di vista tecnologico, questo è quello che è. No upgrade. Stadia will be using the Linux operating system and the Open Graphics API Vulkan. Oh, ah sì. And when it comes to game engines, we are Linux, ragazzi. That we have partnered with Unreal, librerie Vulkan. Who will be fully supporting the Stadia anche. Platform. We are also okay. partnering with Eccoli, Unity to bring full support for the two most popular and familiar game engines to our development community. And we're empowering okay, quindi hanno fatto una partnership sia con la Real, con Epic e con Unity per avere la possibilità di progettare e con lo Yavok, attenzione, motore fisico. Quindi stanno facendo con tutti gli engine, guarda quanti ce n'hanno, attenzione. Ovviamente può essere letto sia come ottimizzazione delle prestazioni sul servizio, sia come magari l'anticipo di un annuncio questa parte. Sì. C'è Simplicon, Rad Game Studios, Umbra, CryEngine. Your cloud and at your desk. Our goal is to make Stadia the most flexible development environment ever put together. Quindi ci stanno dei kit di sviluppo. And that power is of course used to create the best content. Our first guest is from a company known for creating the most sophisticated and impressive gaming experiences in the industry that always demand okay. the most of every system they run on. We had the Attenzione, chance to give our friends at la partnership early access con to our tools and technology. It's my absolute ID. Pleasure to Eccola, welcome to the executive producer from id, Marty Stratton. Ok. Ok, adesso... Quindi sappiamo che ci stanno anche dei kit di sviluppo per Stadia, ma questo era anche ovvio, sì. perché come piattaforma fisica, di fatto, anche se remoto. I'm honored to be part of a team at id that has spent more than 25 years on the bleeding edge of technical innovation. When we first met with Google about game streaming, frankly, we were skeptical about how it would work, and in particular, how it could work with a Lui game dice, like noi eravamo scettici, perché come avrebbe potuto funzionare, come avremmo potuto farla funzionare? But more importantly, the passion to support a game as fast, fluid, and uncompromising. Però avevano la passione per supportare un gioco con tutta la potenza, fluidamente, senza compromessi. Games from the cloud, what better proof than Doom? And if you're going to prove to a developer that you're serious about building a robust platform, what better team than id, where we push every platform. Ok, quindi hanno detto quale modo migliore per provare a un team, no? O una piattaforma, la sua, insomma, il suo valore è facci girare Doom. Sì, è un po' Crysis. On that same Vulkan API. Oh, però Doom Eternal, eh? Sì. To get our upcoming Quindi Doom Eternal sarà ottimizzato great on Stadia. Su Stadia. Built on the fun and sense of power players expect from the series, Doom Eternal is a pure and unfiltered action FPS experience. You play as an unstoppable hero sent to destroy hell's fiercest demons across an expanding universe of unbelievable location. Ragazzi, aspettiamo che ci danno i dati sulle le richieste in termini di connessione e i costi del servizio. Sì, sì, secondo me è per loro è proprio la bomba, la tengono alla fine. 4K con HDR pure di un materno, ragazzi. Quello è un video, 60 FPS. Non è che stanno giocando, è un video. Era un video della versione alfa. We actually can't wait to show you more of Doom Eternal very soon, in fact. We have the full game running on Stadia, live from Google data centers, and you can see it today at our developer session. Addirittura, quindi hanno il gioco completo di Doom Eternal che gira su Stadia e lo puoi provare lì alla GDC da loro. Niente. Hai capito? Ecco, non è un'esclusiva, ma è un annuncio. Thanks grosso. So much, Marty. It's a privilege to work with id and your incredible engineers and creators. For anyone who knows the franchise, you know Doom Eternal will look and play amazingly well on our platform. It was important for us to partner with a developer like id so that we could prove, not just to ourselves, but to the entire industry,
Hai capito, per loro era importante entrare in partnership con una software house come id, non solo al pubblico ma anche a loro stessi che erano in grado di fare questa cosa, fare questo stunt. Is that developers will be able to take advantage of hardware and power in ways never before possible. And that includes taking advantage of the power of multiple GPUs at once. We've asked our friends at UL Benchmarks, makers of 3D models, to put Stadia to the test. In this video, you can see some comparison points showing the difference between our single GPU and multiple GPUs. Okay, questo è il 3D Mark, praticamente. The left of the line is running on a single 10.7 teraflop GPU. And on the right of the line, you can see the same content running on Stadia using multiple GPUs. In this demo, we're highlighting real-time fluid deformation. Accurate water simulation is one of the most compute-intensive effects. Cioè, praticamente hanno fatto test per vedere effettivamente la solidità dell'hardware di Stadia. Esatto, e questi sono i 3D Mark classici, quelli pesantissimi, perché calcolano tutto, ogni cosa, e giustamente con la potenza della multi-GPU in parallelo riesce a raggiungere prestazioni direi importanti. Ora stavo parlando dell'idea del multiplayer, che è una roba difficile da collocare in questo contesto. Ok. But with Stadia, that game client and server both remain on Google's networking backbone. Però loro con Stadia, esatto, con Stadia tolgono l'imprevedibilità dei problemi legati a provider, a vari passaggi di rete, e tutto sui data center di Google. Quindi praticamente resta tutto lì, il multiplayer è tutto calcolato dentro i server di Google, e praticamente addirittura potrebbe ridurre i tempi. Perché tu hai un solo passaggio, cioè Stadia a casa tua. Today to thousands of players tomorrow. And yes, no cheating and no hacking. Sì, perché praticamente non ce l'hai tu il gioco. E quindi non puoi neanche cheatare. Capito? Tanta roba da digerire. Stadia will of course embrace full cross-platform play. È chiaro, poi anche cross-platform play, perché hai capito? È tutta casa loro. Will have the ability to enable cross-platform multiplayer for all players. China and even bring game stage progression across as well. I'd now like to introduce a member of Stadia's R&D team who are pushing the envelope, bringing the best of Google to game development. È l'approssimazione Please welcome migliore to the stage di our lead designer unica for research and development at Stadia, Erin Hoffman. Realisticamente, ragazzi, è questo il futuro, eh? È questo il futuro. Cioè, era già nell'aria, in realtà. Sono meno stupito del previsto, ma comunque adesso c'è Erin Hoffman John. Was a tweet that described Stadia's technology as the work of wizards. And we are incredibly fortunate to work with wizards every day, bending their magic toward games. I'd like to take you through a few technologies and features that we've been working on that are going to enhance the game. Paragonano il loro operato all'operato dei maghi, sì, alla magia, alla stregoneria. Stadia not only provides high-performing multiplayer experiences from player to player, but also allows developers to create new, gorgeous gaming environments. Ok, non ti permette solo di giocare insieme, ma dà la possibilità di creare anche nuovi scenari di gaming. Sì. Ah, quindi hanno sperimentato con la possibilità di creare crackdown come doveva essere, un attenzione. Ambiente pienamente distruttibile, perché collegato, cioè tutto collocato nel cloud. Con cloud computing alla base. Ovviamente questo è un test. Esatto. Ma eccolo il collegamento con Game On, Beyond Good and Evil. Eccolo. Beyond Good and Evil 2, pensaci un attimo. Su sta roba c'è stata paura, per come concetto. Ma il concetto di mondo come lo volevano loro è proprio Stadia. Rendering two or more scenes simultaneously becomes too resource intensive, and so split screen couch co-op has been fading from gaming. Ora ti dice che il problema delle applicazioni videoludiche troppo intense per l'hardware non esiste più, e quindi
The resources anche il passaggio che ha fatto, che ha costretto a rinunciare allo split screen. Esatto, non c'è più. With Stream Connect, we're making it possible to realize ci chiedono Stadia o Stadia, chiede Rambo, si chiama Sedia. Stadia. It's called the Night Forest, a co-op demo with asymmetric player roles. Here we have two players, one hunter on the ground and a supporting player. Questo è un altro titolo sperimentale. Ok, questa è una simulazione. Con il gameplay asimmetrico. Con, scusate, multiplayer asimmetrico. Developers could allow players to call up the views of their teammates on demand, or utilize any polygonal surface as a receiver for another player's video stream. Cioè, Stream Connect makes this possible with extremely little con la tecnologia Stream Connect è possibile prendere singole parti del ogni poligono, esatto, e trasformarle in uno stream. We can keep adding streams and shape how they're shown to the player, giving a designer not one but many cameras into a scene. Cioè, dando la possibilità di avere a uno sviluppatore, mettiamo caso, più telecamere, infinite telecamere, tanti quanti sono i poligoni. Where a fourth player can coordinate the movements of our drone, scientist, and hunter characters. Now that coordinator is reaching into the world and placing a beacon to call attention to a particular location, seen instantly by the other players. Stream Connect is just one of the ways Google is working to support developers in creating more immersive and creative experiences. Cioè, questo è solo uno dei modi in cui si possono creare con Stadia esperienze multiplayer più immersive e partecipate. Google Cloud and machine learning and how they can have an impact on accelerating developer creativity. Every developer feels the burn in pre-production to get to a game's magic sooner. Adesso vedremo YouTube. Google's machine learning technology might have some answers. Come si trasformerà, perché anche YouTube deve avere una trasformazione importante in seguito a questo, eh? And celebrated independent games, including Deadlight, Rhyme and The Invisible Hours. Please welcome Chairwoman of Tequila Works. Ok, ora Tequila Works hanno parlato di tante cose e thank you, Erin. I am very ora excited è anche interessante to be here for the vedere cosa ne pensano gli sviluppatori. There are so many different benefits that Stadia delivers to all developers, big and small, and particularly for a studio like ours. Ok, ci sono molti benefici che regala agli sviluppatori Stadia. It's something we spend a lot of time perfecting. Our development cycles typically last 24 months, and as you can imagine, a large part of that time is dedicated to refining the art style of the game. Ok, dice che il loro sviluppo tipico dura circa 24 mesi, però poi è tutta una, c'è una lunghissima fase di raffinazione. Di polishing, sì, sì. But it took us a long time to get to that final style. That's why we were so excited to hear from Google about one of the tools they are making available. Quindi sono stati particolarmente interessati da un particolare tool messo a disposizione da Stadia che permette di facilitare questo processo, si chiama Style Transfer ML. Machine learning to art visualization. Ok, machine learning. Style Transfer is a machine learning technology that runs on the video frame created by the game. All of this happens in real time on a Stadia instance. We built this demo to show you what it can do. We start with a gray box world and take any image we want. Adesso in this case Kandinsky's yellow, red, blue. Cioè praticamente No. Cioè la l'intelligenza artificiale elabora l'immagine associata al prodotto. Lo mostravano prima. L'avevano, modella lo stile del gioco in base a quello lì scelto. Voglio capire se è texture. No, non è solo texture, è anche gestione delle mesh dei poligoni. Cioè, questa cosa qui non cambia tanto solo per i giocatori. Cambia tantissimo anche per gli sviluppatori. Sì, per noi ragazzi dice poco, almeno per ora. Sì, sì. Però è chiaro che non sapete quanto può facilitare, se usata bene, la vita agli sviluppatori. Questo può veramente abbattere i tempi di sviluppo e lascerà più tempo agli sviluppatori per concentrarsi su altre cose. E questo è il salto generazionale di cui parlavamo anche qualche live fa. Porca miseria. Thank you so L'intelligenza artificiale applicata allo sviluppo non solo
come fine dello sviluppo. E infatti lei ha detto questa cosa potrebbe cambiare tutto nel mondo dello sviluppo videoludico. Non sono come gli NB di Skyrim. Non è proprio la stessa cosa. Creators inspire us to bring the best to people. And creators are at the heart of Stadia. It isn't just what they create, but how those moments are experienced by players. Moments that resonate for generations to come. Sì, ragazzi, molto bene. Vogliamo sapere le specifiche. Is another special experience made possible by the cloud. It's called State Share. And here to talk about le specifiche ce l'hanno già dette. No, le specifiche in termini di user experience, come costi, come... Io voglio i cataloghi, voglio i cataloghi. Hey everyone, it's great to be here with all of you today. Comunque guarda, proprio lo stile keynote di Google, Assolutamente sì. E i giocatori non sono abituati a questo stile, And I'm extremely excited by what I've learned from Google about bringing new ways to share a game's replayable moments. With a new technology, praticamente puoi condividere un momento a playable moment from a game. E permettere a chi lo guarda di giocarlo. The player's position, items they're carrying, anything the developer wants to pack into a shareable moment. Cioè, puoi trasformare un momento di gioco in un momento condivisibile. Cioè, non è più solo lo stream, ma è lo stream del momento interattivo. E tu puoi battere il record di quella persona sullo stesso segmento di gioco. Email, apps, messaging, or wherever links. Ragazzi, sono tante cose da digerire, eh. This totally changes how I think about the experiences for players. I can create moments specifically. Attenzione, lo vedi Discord? Questi hanno fatto la partnership anche con Discord. Bravi. Sì, magari gli date pure due spicci che migliorano anche la qualità e l'interfaccia. I can build as many shareable moments as I want and let the internet turn my whole game into an infinitely replayable treasure hunt. I was so intrigued with the possibilities of State Share that I designed a brand new game around it. And it's the biggest title ever for Q Games. Right now, attorno a questa idea ha creato un nuovo gioco. Che probabilmente sarà un'esclusiva per Stadia. Esatto. E però ne parleranno più avanti quest'anno, sì. Thanks, Dylan. State Share is one more way that Stadia is working to empower developers with entirely new tools that embrace a player's desire to discover, share, and build a community. We're extremely excited by the reception it's gotten from our early partners so far. And with that, I'd like sono molto positivi perché hanno ricevuto una grande risposta dai loro partner che stanno già in collaborazione con loro. Ok, Ryan Wyatt di YouTube, ed ecco la rivoluzione che sarà anche per YouTube. Esatto, perché una parte del programma era proprio quella legata a chi è lo spettatore, cioè a quelli che sono gli spettatori delle trasmissioni. But we're also committed to making sure we have the best creator experience so that the entire community gets stronger together. YouTube is where people come to watch gaming. More than 200 million gamers come to YouTube every single day to engage with parla their favorite del, creators. Delle statistiche, oltre 200 and milioni they come because of the community of gaming creators and viewers who have turned YouTube into Aspetta, utenti loggati, attenzione. Loggati, sì, we're sì. always looking for ways to strengthen the connection between creators and viewers. And Stadia is designed to bring them together. Vogliono aumentare la connessione, migliorare tra creatore e spettatore, e Stadia sembra essere proprio fatta apposta anche per questo. And one thing YouTube gaming creators want is to engage with their fans. E sì, qui è la parte dove si fa un po' la guerra a Twitch, ragazzi. That will always be the most important thing to them. That's why over 50 billion hours of gaming content was watched on YouTube last year. Mi pregio di aver partecipato. And to just give you an idea of how much 50 billion hours is, you could walk to Pluto and back more than a dozen times. Stadia is focused on empowering both creators and viewers. Ok, un po' di numeri per farci capire quante ore di gioco sono state conteggiate nel 2018. Questo è un po' il momento, diamoci le marche sulle spalle. Established creators will have new ways to engage and monetize on YouTube with Stadia features. And with aspiring creators, we're going to break down the barrier of entry and capturing content by giving you the ability to highlight live stream and capture directly from Stadia. Ok, hai la possibilità di creare momenti migliori, quindi highlights, streamare e rendere disponibili momenti di We're gioco empowering creators to forge deeper connections with their con Stadia. Audience
And one of those ways will be to make it easier to actually game with them. Often when you're watching a stream, è un'interazione concreta tra giocatore e spettatore che può partecipare con sedia al gioco. On traditional platforms, you'd have to fire up your console or your PC and just hope that you get matched up with them. However, with Stadia and a new feature called Crowdplay, you'll be able to simply click a button right in the stream and jump in and play with YouTube creators that you're watching. Qualcuno sta giocando? Vi state guardando quello stream? Potete partecipare. Ovviamente immagino se l'utente lo permette, se il creatore lo permette. Esatto, ci sta una specie di fila. Una fila, sì, che con... And with Stadia, YouTube becomes the ultimate discovery and engagement tool for content. Ah, hai capito? And of course, YouTube creators will have full management capabilities over this feature. Ok, no, la cosa che mi piace è che non è neanche l'idea che mi, però è quanto è semplice l'interfaccia. Se veramente è così semplice da utilizzare, è totale, perché è veramente nelle tasche di tutti, ragazzi. And he and his wife Stephanie have often been advocates for the creators. So we were delighted to talk to him about Stadia and what it means for creators. Please welcome to the stage my friend Matt Pat. Matt Pat, che è un creator, immagino, cioè è un Thanks, Ryan. It's an incredible honor to be here today. Now, for us creators, our audience is our lifeblood. Whether we're breaking down the real-life science of the fictional world of Fallout, or diving into the theories behind Bending the Ink Machine, or simply streaming gameplay on our live stream Quindi channel. Quindi parla per noi che facciamo questo mestiere, cioè lo youtuber o comunque il content creator su YouTube, il pubblico è la nostra linfa vitale. Team, I was floored by the impact that it can have for not just gamers, but also creators. Loro dividono, lui divide i gamer dai creator, cioè sono due cose diverse comunque. Quindi mi dà la possibilità di creare un legame molto più forte con la mia fan base, insomma, con i suoi fan. Questa parte è dedicata chiaramente ai content creator, sembra un po' un riassunto delle cose che sono state letteralmente endless. Live streaming horror games, for instance, has been one of the most popular formats for live streaming on YouTube since its inception. But now with State Share, you can actually take this to the next level by letting the people who are just watching you replicate the exact same scenario. Quindi ora riparla di State Share. Ok, quindi puoi ritornare a chi guarda di giocare la stessa parte che tu hai appena giocato con uno stream, mettiamo anche registrato. E confrontarsi con variations that creators can layer on top of all their favorite games by specifically designing challenges oriented to their unique audience. Ok, quindi for puoi creare anche delle sfide specifiche, per coinvolgere l'utenza. Quindi ti immagini, cioè questa è proprio un'altra tipologia di YouTuber. No, è un'altra tipologia di un altro modo di concepire l'interazione tra content creator e spettatore, che non è più solo spettatore ma interattore. All the new possibilities ma of la domanda è perché c'è un sasso in mezzo al palco? Non è importante. Ok, va bene, scusa. Think about this. 1,000 player battle royale matches. Incredible new graphical possibilities. And of course, comunque, mentre lui fa un riassuntone di quello lì che è stato detto, literally, I could just pick up my phone and la sfida in questo momento, specialmente considerando che uno dei punti base dell'offerta è la grande accessibilità, e fare in modo che il prezzo, che non so se verrà annunciato in questa occasione, sia effettivamente compatibile con quel concetto. Perché se lo fanno compatibile con quel concetto lì, sì, io dico che il prezzo te lo dicono alla fine, secondo me è 9 euro, 9,90. Se 9,90 io mi abbono, capisci? Ma il senso è questo. Se lo fai costoso a 14,90 già vai fuori, secondo me. Cioè, perché se funziona, io immagino gente che smette di aggiornare il proprio PC. Certo.
Comunque adesso, a parte l'entusiasmo, però è veramente, veramente un momento importante, ragazzi, nella storia. Anche solo concettualmente è una grossa innovazione. E non credo che siano pronti a sputtanarsi mostrando al pubblico qualcosa che non funziona. Integration with YouTube that we're really excited about. Designers love creating challenge, but as games reach more and more people, the design problem of creating a perfect challenge gets more and more difficult. When a player is stuck on a level or puzzle, Google desperately Assistant wants that next beat in the story or the breathtaking views in the next level, what do? Today, they have to leave the game, fire up YouTube, find the right video, scrub to the right part of that video, and watch how it's done. With Stadia, that help will be just a button press away. Ok, adesso ha crashato un attimo lo stream. Dynamics with Rise of the Tomb Raider. When the player gets okay stuck on a level, like con Stadia, instead of grabbing a laptop, puoi chiedere a Google Assistant come superare una sfida che non riesci ad affrontare. No distractions. E dai automaticamente in game, cioè, un video di come farlo. Sembra una minchiata. Il top result, attenzione, esatto. Cioè, no, ma dietro nasconde però il concetto che hanno integrato la meccanica dentro al videogioco, il videogioco vero, non la nozionistica sul videogioco, il videogioco vero dentro Google Assistant. Tu pensa che livello di learning che c'è, è una cosa incredibile. So for a developer, the entire internet can become your store. Whether it's from our Stadia store, text messages, Reddit, Facebook, Twitter, Discord, Google search results, YouTube videos, Gmail, or from the Google Play Store, gamers are going to be able to find, discover, and enjoy your games anywhere they ovviamente are. La peculiarità di questo servizio truly revolutionary way to discover your games. Potendolo portare su qualsiasi piattaforma, perché fondamentalmente può essere anche solo un link, di fatto è accessibile e può essere acquistato da ogni piattaforma senza store. Anche se ci sta un Stadia Store, l'hanno confermato, ci sarà Google Play, ci saranno altre cose. Ok, hanno già spedito più di 100 dev kit. In addition to partnering with developers big and small, I'm also thrilled to announce that today we are forming Stadia Games and Entertainment, which will build experiences designed exclusively for Stadia as Google's own first-party game studio. Attenzione! E hanno aperto Stadia il loro game studio. Hanno aperto il loro game studio. Attenzione! And we've recently been joined by one of the industry's most successful executive producers to lead that organization. Jade Raymond. Ladies and gentlemen, please welcome the new head of Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond. Ecco qua. Ed è il capo dello studio di Google, però Stadia. Thank you, Phil. Thank you, everyone. I am so honored to be here at the unveiling of Stadia. In my career, I've been lucky enough to work with some of the most talented and passionate developers in the world. Passion is at the root of all great games, and it's what motivated me. Okay, quindi lei dice che è super contenta, super felice di trovarsi lì. Ha collaborato con tantissimi sviluppatori super appassionati, perché la passione è fondamentale per lo sviluppo di un videogioco. And even though the games I played at the time were side-scrolling, pixel-based kind of games like Mega Man, it was obvious to me that one day games would take place in fully immersive worlds. Okay. Today you have seen some incredible tech. Lei dice, guardando il modo in cui si sta evolvendo l'industria, era chiaro che prima o poi ci sarebbe arrivato un mondo pienamente immersivo, un mondo di gioco. Esatto, lei lo dava per scontato. One that will unlock a whole new level of creativity for developers. There are no limits. Questa tecnologia senza limiti hardware reali, data center is your di fatto libera totalmente la creatività, non impone limiti. Well. I'm excited to announce that attenzione, arriva l'annuncio. Stadia Games and Entertainment, I will not only be bringing first party game studios to reimagine the new generation of games,
Our team will also be working with external developers to make all the bleeding edge Google technology you have seen here today available to partner studios big and small. Ok, quindi non solo vogliono, cioè apriranno i punti per le collaborazioni, vogliono invitare gli sviluppatori a rimmaginare i loro giochi per Stadia, magari e loro, esatto, e loro gli forniranno anche tutto il supporto e tutta la technology, tutta la tech dell'azienda Google, che non è poco, ragazzi. The way I see it, there has never been a more exciting time to be a developer. And Stadia will be a driving force defining the future of games and entertainment. Thank you. Ovviamente questo, lei dice che, per come la vede, non c'è mai stato un momento migliore per essere sviluppatori, per essere creatori con questa tecnologia, perché Stadia, apre porte gigantesche. Our goal is to combine the world of people who play games and the world of people who watch games into one global community powered by the best of Google. We've shared a lot today. With Stadia, you'll be able to build your games backed by Google technology like Google Assistant, ML and TensorFlow. You will be able to deliver your games to all gamers across the globe through Chrome, Chromecast. Non hanno parlato del catalogo, e secondo me a questo punto non lo fanno e dicono solo il prezzo. So, how do you get involved? Forse questa è solo una presentazione, cioè senza forse. stadia.dev where you can apply to stanno aprendo le porte agli sviluppatori. Quindi potrebbe effettivamente essere un servizio più lontano di quanto abbiamo Stadia immaginato fino adesso. A program designed to give you the resources your team needs to make something great. And for players who want to be the first to learn more, you can go to stadia.com and follow us on these social channels. Invita anche quindi, i se volete, esatto, anche i giocatori o semplicemente gli interessati, seguiteli sui social. Attenzione. Stadia arriva nel 2019. Un attimo, che ora è il classico momento in cui dice al prezzo di first in the US, Canada, the UK and most of Europe. Gran parte dell'Europa, quindi vuol dire che l'Italia no. Perfetto. Aspetta. L'ho detto io perché non è ancora sicuro. This is the first step in the journey, and we'll be connecting with you again in the summer to share more details on the games di nuovo you'll get to play at launch. Ci risentiremo quest'estate, quindi durante le tre. Quest'estate. Thank you much for gathering around with all of us today. With Stadia, we can all dream bigger, and together build a playground for every imagination. Thank you. Nessun dettaglio sul prezzo, nessun dettaglio sui requisiti in termini di banda, però tanta carne al fuoco. Vedi qual era il claim? Il futuro del gioco non è in una scatola, ma è un posto. Esatto. Ho abbassato, ragazzi, il volume, tanto l'abbiamo già visto. È vero, è vero, è ancora tutto nell'aria, ok? Non sappiamo il prezzo. Non sappiamo la libreria, non conosciamo la libreria, quanto sarà ampia, se sarà ampia. Non sappiamo di che tipo di connessione dovete avere bisogno per... cioè, Vabbè, però aspetta, cioè, noi possiamo arrivarci perché sappiamo i risultati di Project Stream. Di Project Stream, però Project Stream aveva test solo ed esclusivamente 1080x60. Esatto, e aveva anche ambizioni diverse. Ok, però praticamente era la banda richiesta o poco più di quella di PlayStation Now, che ricordiamolo invece va a 720. Quindi ecco. Comunque, molto interessante, un'ora spaccata, anzi forse pure un paio di minuti in meno. Però, ragazzi, una cosa voglio dire. Esiste questa cosa qui. Cioè, capito? Esiste come concetto. Ed è un assaggio del futuro. In tanti modi. Perché... tante cose che noi in questo momento vorremmo e tendenzialmente siamo portati a liquidare come sì, vabbè, lo vedremo fra 10 anni, ce l'abbiamo come promessa nel 2019. Eh sì, vabbè, questo, ragazzi, cambia le carte in gioco per tutti, e secondo me ha influito moltissimo anche sull'annuncio della next gen degli altri due, perché ovviamente sta cosa si sapeva, cioè l'avevano fiutata in molti, e sta a vedere che pure questo... Sì, raga, non ho detto che Italia è esclusa, ho fatto una battuta sul fatto che quando dicono Most of Europe,
normalmente non c'è l'Italia. No, ragazzi, c'è anche non hanno l'Italia, detto, va bene. Non hanno detto che, ragazzi, però aspetta, qui dicono non hanno giochi, ora se ne parla alle 3, tengono il grosso per l'estate. No, però il punto non è quello, il punto è che se ci gira Assassin's Creed Odyssey, ci gira potenzialmente tutto. Perché non è una questione di piattaforma, cioè ci gira tranquillamente anche Cyberpunk, perché il discorso è che dietro non c'è un hardware specifico, dietro ci sono semplicemente delle configurazioni top super PC. Cioè questa è la cosa figa che magari non è chiarissima. È figa l'interattività tra chi un gioco, anche perché è una cosa molto attuale nell'ambito dell'industria, tra chi un gioco effettivamente lo sta provando e chi lo sta guardando giocare, rivoluziona anche il modo in cui si è abituati a concepire lo streaming videoludico, il modo in cui si è abituati a concepire, almeno, ripeto, teoricamente, l'accesso al gioco. Perché sto giocando su PC con Stadia, vado un attimo in bagno a fare cose che non vi dico, col cellulare riprendo dallo stesso punto, con le stesse prestazioni, esco di casa con tablet, sto in metro, ho la connessione ovviamente 5G, perché non è che mi gira sul 3G, ma sull'LTE sì, ok. Cioè, e a giocare, è un concetto di accesso al videogioco... Che è veramente, no, è totale, è veramente totale, è cioè per il, è veramente per il popolo. Non è importante che configurazione hai, cioè il presupposto è che se lo puoi far girare su un Pixelbook che ha le prestazioni del tablet, potresti farlo girare quasi su qualsiasi cosa, cioè l'idea su tutto, cioè secondo me è più una questione di cioè conformità dello schermo, cioè lo schermo deve essere tot, deve avere la proporzione tal dettagli, poi tanto al massimo ci attacchi il maledetto pad, ti compri, ecco, e loro guadagneranno a livello hardware su quello, magari ti compri quel benedetto pad e stai a posto. Sì, ma capito? Ripeto, ci stanno tante ombre, cioè che riguardano che tipo di connessione è necessario avere per accedere al servizio, che non è stata ancora... Ci saranno gli step, magari... Ci saranno, ecco, chiaramente una... degli step. Questa è una cosa che non abbiamo calcolato, sarà come Netflix, se lo vuoi in 1080 costa tot, se lo vuoi in 4K costa... cioè vuoi il Pro o quell'altro, ecco, capito? Quindi puoi magari accedere a diversi servizi. Stiamo ovviamente sempre giocando di fantasia, eh? Sempre... Sì, ovvio, sto speculando. Però è fattibilissimo. Ragazzi, l'idea, virtualmente parlando, è che una libreria propria non deve neanche averla. Perché se una cosa gira su PC, gira su Stadia automaticamente, perché sono effettivamente dei PC in un data center. Quindi virtualmente, se una roba sta su Steam, può girare su piattaforma Stadia, se fanno un accordo. Cioè, ma è una roba... insomma, relativamente semplice, perché basta che caricano la build, poi ti danno il tuo spazio cloud per i salvataggi, eccetera eccetera, che sostanzialmente già ce l'abbiamo, perché tutti ci abbiamo sti 15 giga gentilmente concessi da Google con Drive, no, col sistema Drive, quindi noi potenzialmente ci abbiamo già tutto e non abbiamo bisogno di stoccare altri dati, quindi salvataggi sai quanti ce ne puoi mettere, sai quanta roba puoi salvare, screen e roba così, sostanzialmente c'è già tutto. Quindi si tratta solo di fare gli accordi, e indovina dove si fanno gli accordi? Alla GDC. Sì, ed sì. È per questo che l'hanno annunciato. È per questo che l'hanno annunciato in questo concetto, in questo contesto. Sì. Non hanno mica Windows i server. No, Linux. Sì, Linux. Hanno Linux, ma ripeto, non è una roba... Non è che... Se hai fatto questo, non è scienza missilistica portare il gioco su... rendere il gioco compatibile con quella piattaforma lì, cioè quello è il meno, è proprio non lo devi meno. Più, ma no, perché sono già lì, praticamente gira sui dev kit, ragazzi, sì, cioè gira sul è dev quello kit. Gira sul dev kit, quindi hanno saltato il passaggio veramente della console, cioè, perché tu allo sviluppatore gli dai il dev kit, lui te lo sviluppa lì e quel gioco automaticamente è già pronto per girare sui loro server e quindi sta già lì dentro.
E, questa una, e poi dici, va bene, se mantengono le promesse, ragazzi, hanno già fatto i test, se ci gira Assassin's Creed è una, è una presentazione che ti... E Doom Eternal, ragazzi, se ci gira Doom Eternal ci gira tutto. Sì, ma... è ovvio. È chiaramente uno squarcio su quello che è il futuro secondo Google, e è un futuro che per me è molto sostenibile, perché... Non è una cosa. Non ci hanno parlato di una cosa che è totalmente impossibile. È una cosa che in diversi modi hanno fatto per anni. Ok? Sotto diversi aspetti. Hanno sperimentato con l'intelligenza artificiale, con l'intelligenza artificiale attiva. Hanno sperimentato con le piattaforme di streaming. L'hanno chiamato ogni cosa in modo diverso. E tutto questo era un gigantesco campo d'addestramento, tra virgolette, campo di sperimentazione per quella che è una piattaforma che ha delle cose concrete. Cioè, non stiamo parlando della Madbox, capito? È una cosa che può esistere ed ha un sacco di potenziale. Se poi domani si scopre che nessun partner tecnologico, sviluppatore, dice, cioè, che dà fiducia a Stadia, oppure sale sul carrozzone del progetto, raga, andrà come andrà, però concettualmente è una roba fantastica, ed è solo questo che possiamo commentare, perché non abbiamo informazioni concrete. Sì, è questo, cioè, non serve la libreria, hanno detto l'unica cosa importante, non serve la libreria, adesso prendono gli accordi che devono, stanno lì alla GDC, poi dice, Rocky dice, ma non è sospetto che non hanno detto il prezzo? No, la GDC serve a questo, cioè loro innanzitutto devono capire com'è la risposta, devono vedere le nostre relazioni della stampa, le vostre relazioni come utenti, per capire quanto è stato effettivamente compreso questo loro messaggio, perché ragazzi è comunque una rivoluzione. Io ripeto, me l'hanno spoilerata loro, quindi io non sembro stravolto, perché cioè io mi aspettavo esattamente una cosa del genere, come ho detto anche nel Q&A prima, perché l'hanno spoilerata con Project Stream, era ovvio che era una cosa del genere. Ecco, sì, ci poteva stare con il pad, però sostanzialmente, ragazzi, devono capire se è arrivato il messaggio. Sì, sul pubblico. No, però, buono, sì, no, non, chiaro, è, certo. non è detto che la gente reagisca bene a una cosa così. Basta vedere quanta diversità ci sta in chat, cioè, nel senso, c'è chi è entusiasta, c'è chi dice una minchiata, c'è chi dice una cosa impossibile, c'è chi dice chissà quanto costa. Cioè, ci sta comunque già un contenzioso... colorito e vario, quindi ci sta, perché ripeto, mancano i concetti cardine e le colonne portanti di un'offerta come ambisce essere questa, ed è chiaro. Sul discorso, e poi volendo possiamo anche chiudere, sul discorso della necessità della banda, ragazzi, io provo ad azzardare, ragionando in termini di quello che serve, ci saranno gli step, e questo è chiaro. Secondo me puoi garantirti il 1080p proprio per quel discorso che hanno fatto sulla dislocazione dei loro server, del loro gaming farm, che forse non è il termine appropriato, fatto che ce ne sono più di 7500, quindi secondo me l'Italia è abbastanza, se non nel primissimo step, eccoci, perché non sarà disponibile ovunque, ovviamente. Però secondo me, se puoi accedere a una linea tot, e per linea tot intendo, secondo me, partirà dai 15 mega, dai 10-15, perché se fai un paio di calcoli ci arrivi. Poi sì, dipende, no, al primo step secondo me con 10-15 mega ce la puoi fare, loro avevano dichiarato che con una 20 mega, comunque sotto la fibra. Sciasca dice... leggi, per fare un AAA spendono milioni di dollari, secondo te lo regalano a Google per farlo girare su Stadia, ma secondo te Google non gli dà milioni di dollari? Cioè, non ho capito. No, dico, Shaska dice, Ale, ma per fare un AAA spendono milioni di dollari, secondo te lo regalano a Google per farlo girare su Stadia? Ma Stadia non è che lo prende gratis. Cioè non è che te li regalano i giochi, per noi cambia semplicemente l'accessibilità. L'hanno detto anche durante il keynote, loro sono disposti a supportare, e questa cosa ha molti sensi, gli sviluppatori, specialmente in questa fase iniziale di consolidamento del servizio, per portare i loro giochi su Stadia. Quindi immagino condizioni di ingresso al servizio da parte degli sviluppatori molto comode, ok? Quindi per uno sviluppatore, e specialmente in multipiattaforma, è importante avere a disposizione il proprio gioco su più piattaforme possibili. E questa cosa, certo, qui
permette di ampliare ancora di più le piattaforme accessibili con uno sforzo che è, secondo me, ridotto rispetto ad altri. Cioè, un porting per Switch, a mio avviso, è meno impegnativo rispetto a fare un porting da PC per Stadia. Anzi, ma molto meno impegnativo. Assolutamente sì, perché cioè, adesso è chiaro, noi io hanno sparato due specifiche e sembra sostanzialmente è una via di mezzo fra questa gen e quella che arriverà dopo, ma non è neanche tutto sta rivoluzione. Però il discorso è che tu non paghi gli upgrade, non avrai più le day one patch, non te devi scaricare niente, chiappi, pigi, c'è solo giochi. c'è solo sta cosa qui che non ti devi più fare il problema di scaricare le patch. Tu c'è una connessione, ma non devi aspettare niente. 5 secondi e stai giocando. Poi magari non so 5 secondi, so 10, non so 10, so 3. Non è importante. L'importante è che hanno fatto un passo, non concreto, ma solido, tra virgolette. Cioè, hanno descritto l'immagine di futuro che per un bel po' di tempo ci siamo prefigurati. Certo, sì sì, io sono d'accordo. E sono stati i primi a farlo. Cioè, anche solo questa cosa qui è importante. Sì, sì, c'è una domanda altrettanto importante che fa Big Weight 93. Raga, come faranno i giochi che vivono di mod? La risposta ce l'hai già. Sei l'unico che l'ha fatta in chat sta domanda, o forse sei il secondo o il terzo. Cioè, i giochi che vivono di mod, parliamo anche da Nexus di Fallout, cioè sono talmente pochi paragonati all'operazione che vogliono fare loro, che è proprio specifica non solo per noi che già giochiamo, ma anche per le masse. Loro puntano a raggiungere un altro miliardo di giocatori come minimo, con sti numeri giganteschi, e a portargli il videogioco, il AAA, l'Assassin's Creed che sei abituato a vedere lì, ma non c'hai i soldi per comprarti la console, ma adesso finalmente te lo giochi sul telefono, capito? Diventa una cosa assurda, e loro puntano a quelli. È normale che alcune cose verranno tagliate fuori per adesso. Ciò non esclude che già nel secondo, terzo anno arriveranno annunci per questo. Perciò, cavoli, io spero a sto punto che ci rivediamo, sì, anche alle 3. Anche esatto, perché l'appuntamento d'estate mi ha fatto venire in mente le 3, ma è anche vero che potrebbero essere maturi i tempi, tante cose, ma di fatto hanno presentato a tutti gli effetti una piattaforma. Noi immaginavamo con qualche genere di risvolto hardware, quando quel risvolto è solo il pad, ma è a tutti gli effetti una piattaforma come possiamo immaginare una console, cioè come possiamo definire una console, perché è un attore di quel mercato lì, ma non necessariamente esclude le altre, però è chiaro, certo, che facilita e di molto l'accesso al gaming e lo sfaccetta in modi inaspettati. Cioè, parlo anche dell'interazione col pubblico, parlo di gestione dei salvataggi. Certo. Poi tu dici, vabbè, ma se si rompono i server di Stadia, il giocato mio, i salvataggi miei, che fine fanno? Tanti discorsi si possono fare, ma se io non c'ho la connessione, come gioco? Non è che questa cosa qui esclude il gaming tradizionale. Anzi, l'idea di base è proprio permettere a tutti quelli lì che poi magari non possono stare dietro a quella console lì o allo schermo 4K di accedere con un cellulare, con un tablet, e già solo per questo si meritano l'interesse, perché è una roba, è una promessa interessante, quantomeno. Sto soffocando. Sì, stai morendo. Fra l'altro aspetta che avevo trovato qualche domanda, c'era qualcuno che ipotizzava, allora ti becchi il 720p a 9 euro, ti becchi il Full HD a 15 e il 4K a 20, vabbè, secondo me pure meno, ragazzi, perché non sono prezzi da Google questi, e cioè, loro devono in un certo senso abbozzare, cioè, l'abbonamento per una società così è tutto, vale più di un singolo shot di una console comprata. Attenzione ragazzi, attenzione ragazzi. Noi siamo... scusami Tom. Vai, scusa. No, dicevo che con un abbonamento 4K è già praticamente in un anno gli hai pagato una console da 240 euro. Noi stiamo dando per scontato una roba, e forse stiamo sbagliando, che il servizio comprenda già l'accesso a una libreria completa. Se il servizio non funziona in questo modo, ma il servizio è l'affitto, tra virgolette, del data center di Google con tutte le due piattaforme,
e lo paghi 9,90€, metti caso 9,99€ a prescindere dal 1080p, 4K, quello che ti pare, però compri i singoli giochi. Se funzionasse in questo modo, a voi vi farebbe schifo? Tutto sommato? Cioè, non hai bisogno di piattaforme, non hai bisogno di hardware dedicato al gaming. Hai una connessione a internet che è quella che hai di base, hai il tuo schermo da salotto che si connette a internet perché è uno smart TV, paghi 9 euro di servizio e ti compri i giochi che vuoi. Secondo me sì, ci saranno più step in questo senso, non tanto sulla qualità della risoluzione, ci sarà un account base, un account pro e un account super pro, cioè, ultra, raga, cazzi e mazzi. È come comprare i giochi e pagare il PlayStation Network, eh? Non è che cambia tanto, non è una cosa... Sì, sì. È come comprare giochi e pagare Xbox Live, anche perché il gioco online è incluso in quel servizio, è incluso in quel servizio, cioè è cross-platform. Virtualmente, poi adesso è difficile stabilire il senso di cross platform in quel contesto. E chi invece non gli arriva perché abita in un paesino sperduto della, non lo so, della Calabria, come ho già visto dire qui in chat, devi aspettare e continui con le console fisiche ancora. Tanto comunque, ragazzi, quest'altra generazione non ce la leva nessuno. Un'altra gen prima del futuro, anche questo qui di Google, non ce la toglie nessuno. Quindi è normale. E vedi, infatti, Naga87 dice i paeselli sono fregati. Purtroppo, cioè, ci sta anche PlayStation 5. Appunto, diciamo. La rivoluzione da loro arriverà dopo. Arriverà dopo. Tanto comunque non è che adesso è un takeover di Google e da domani è morto il progetto PlayStation 5 o Xbox Scarlett. Ragazzi, di quello non cambia niente. O meglio, cambia. Sarà un cambiamento sotto la superficie per ora. E poi questo detterà il futuro della prossima gen o comunque della, diciamo, di quella fase di passaggio che c'è a metà della prossima gen in questo caso. Quindi cioè, Mirko P dice, Todd, qui in Umbria siamo messi malissimo, soprattutto nei paesini. Guarda, lo so, io vivevo a Deruta e me ne sono andato perché ancora non mi hanno messo la fibra, però adesso qui a Perugia c'ho la 100 mega per fortuna, però ho sofferto tanto, Mirko, ho sofferto tantissimo. Comunque, vabbè, no, io sono, cioè, son comunque strapositivo, è ovvio, il futuro non arriva, non è uguale per tutti e non arriva nello stesso momento per tutti. Però arriva e oggi ce l'hanno mostrato. E poi io onestamente le resistenze in questo senso secondo me sono anche legate, non è una provocazione la mia, voglio solo fare un paragone, anche a un po' il timore che sia qualcosa di troppo diverso o che sia, non lo so, ci strappi a... Secondo me sai come li cambi questi, come i dissidenti o comunque i diffidenti? Secondo me appena gli fai vedere un Red Dead Redemption o un Cyberpunk che gira sul cellulare così con l'adattatore che sta in metropolitana, già l'hai convinti tutti. Ma oggi Netflix, chi è che non ce l'ha? Cioè veramente adesso ci stanno, perché ci stanno, ma è un servizio diffusissimo, no? Cioè, concettualmente tu dici, ma se non c'ho internet, poi che guardo? Non è che tutti hanno una collezione di DVD a casa. Se non c'è sta internet, non ti guardi Netflix e la sera ti guardi il Rai 2. Oppure se fanno Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, ti guardi quello. Qui, teoricamente, è un po' lo stesso principio. Cioè, è effettivamente una sorta di servizio multipiattaforma per l'accesso al contenuto digitale, quindi non è una cosa fuori dal mondo come concetto di base, però ci aggiunge un salto tecnologico che si applica anche al panorama di sviluppo, perché non è che ci siamo dimenticati di quella roba dell'intelligenza artificiale adattiva, del supporto allo sviluppo con la sovrapposizione, avete visto, di stili grafici a un contesto poligonale che cambia a seconda di quello lì che ci avete messo sopra. Ci stanno tante cose fighe in questo concetto qui. Quindi, raga, io un pochettino di fiducia ce l'investo. Non so, completamente sicuro che le cose andranno bene. Tanto la cosa bella è che non ci chiedono neanche i soldi per la console. Perché gli vuoi dire no? No. Cioè, se gli dici di no, sei proprio uno stronzo. Insomma, è proprio... Cioè, non è neanche... Cioè,
l'aggressione a questo no, tipo non di... Non è l'aggressione a niente in realtà, cioè... Capito? Fa cose, cioè, quindi... Cioè, è certo, il discorso è questo. Cioè, adesso non è che è arrivato Stadia e vogliono tutti. No, 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 vediamo, vediamo. Poi le esclusive di Sony, quelle, le meraviglie di Uncharted, non è che te le trovi qui su Stadia, eh. Quindi comunque te le devi andare a cercare su Sony. Magari troveranno un altro servizio pure loro, dimmi questo. Quindi vai tranquillo che secondo me adesso si equalizzerà. Sì, sì, diamogli tempo e alla fine dell'anno potrebbe veramente cambiare il mondo. E forse, forse qui mi dicono di pensare alla VR e anche quella sarebbe, sarebbe da dedicargli una puntata intera solo, solo a, esatto, perché tu sulla VR. Se tu, loro, loro dovrebbero lavorare, e parlo in, in, in ottica futura, a un loro VR kit a quel punto, che è semplicemente un headset attaccato a uno schermo o attaccato, cioè, magari al, al pad loro, se con non so che, cioè, insomma, sto vagando con l'immaginazione, però totale. Cioè, la potenza del cloud ha servita alla VR, eppure questa assolutamente è una roba. Assolutamente d'accordo. Ragazzi, staremo a vedere adesso come cambieranno le carte in tavola, e le tre di quest'anno sarà importantissima anche in vista di questo annuncio, e chissà se ci sarà la presenza di Google a sto punto, che ne sai, magari faranno vedere qualcosa. Comunque adesso aspettiamo che finisce la GDC, almeno perché adesso lì loro stanno già prendendo, hanno finito, stanno già prendendo, si stanno scambiando i biglietti da visita con tutti, e c'hanno già, sono già le agende piene di tutti quanti di Google, sì, sì, per l'annuncio. Quindi adesso facciamola raffreddare un attimo e vedrai che già da, secondo me, domani, dopodomani cominceremo a capirci qualcosina di più. Uscirà qualche leak, qualche informazione, magari non il prezzo, magari non il discorso catalogo, i tier dell'abbonamento. Forse non ce l'hanno neanche chiaro loro, perché magari stanno veramente sondando il terreno in tanti modi, ed è giusto che, cioè, è ragionevole che lo facciano. Però... loro c'hanno delle opzioni, secondo me. Sì, c'hanno delle opzioni. Sì. Probabile c'hanno delle opzioni. Va bene, va bene. E Tori, ti immagini giocare a 120 pollici a 4K a 60 fps dal divano con un bel proiettore medio alto, così, così mi alletta tanto. Cioè, credo Caster, tu sei un ghiotto, Sei un ghiottone, Caster. Sai che 90, solo io ci vedo un bellissimo salto in avanti verso un Ready Player One. No, fondamentalmente l'idea è quella. Ti metti... È prima o poi ci arriviamo, cioè, anche ti metti a quello. In testa una cosa, ti attacchi a sta rete e stai tutto cazzo. Sì, no, io onestamente in Ohio non ci voglio andare, Columbus, Ohio non ci voglio andare, però, per posto. Contento. No, vabbè, comunque... a parte gli scherzi, però è un bel passo nel futuro, secondo me c'è tanta carne al fuoco e non vedo l'ora di sentire l'odore. E io ti dico un'altra cosa, e su questa chiudiamo. Io vi ricordo che hanno aperto anche uno studio che farà le esclusive, sostanzialmente, sì, o comunque farà dei multipiatta, però è uno studio, e questa è una cosa fondamentale. Chissà quanti esuli si pigliano lì, cioè, questa è importantissima la cosa. Cioè, hanno comunque aperto uno studio di sviluppo che farà dei giochi e hanno specifici. Invitato adesso tanta gente a dire, hanno messo il gioiello della corona sul tavolo con gran rumore di festa, e hanno detto: ragazzi, noi abbiamo questa roba qui, venite da noi e collaboriamo. Anche sì, questo sì, è il senso di annuncio fatto alla GDC. Vedi, cioè, loro hanno aperto e hanno detto: noi facciamo uno studio nostro, però comunque l'hanno fatto alla maniera di Google, che non è mai, sì, l'esclusività, no, non l'esclusività in quel senso, ragazzi, avete ragione, cioè non è che arrivano e fanno le esclusive PlayStation. Comunque faranno in modo di sviluppare della roba pensata, diciamo, con la testa di Google, che Google c'ha proprio una vision aziendale, un pensiero tutto suo, e infatti vuole condividere le sue ricerche tecnologiche. Sai quante partnership faranno adesso? Sì, ma io sto pensando anche ai Google Glass, ma quello è sicuro, l'augmented reality, ma, che passo avanti, il Cardbox, cioè qui l'idea è, cioè, ci attacchi il Cardbox e puoi avere un'esperienza VR, non ti dico paragonabile in senso stretto a quella lì degli headset tradizionali, ma comunque migliore di come è concepibile adesso. Scusa, c'è Joel Kratos che dice: Ale, Death Stranding lo giocherai su Stevia, magari come sì, su Stelvio, esatto.
Comunque, se poi me lo integrano anche sulla macchina, se me lo integrano anche sulla Golf, famo un Carmageddon e è finita. Va bene, a Esatto. posto. Comunque, ragazzi, io direi che abbiamo passato, che so, 3 ore? No, No. più. 3 ore e un quarto. Sì, beh, sì, è vero perché abbiamo fatto anche il Q&A. E beh, abbiamo fatto anche, sì, in abbondanza proprio alla grande con voi. Grazie della compagnia. Speriamo di avervi intrattenuto, di avervi spiegato e tradotto al meglio delle nostre possibilità, al meglio possibile, questa conference. Ragazzi, uno sguardo sul futuro Esatto, e... prendiamolo in quel modo. Non è quello che succederà domani, no? Anche se è previsto nel 2019, che è abbastanza vicino come termine, è un interessante sguardo verso il futuro, offerto da chi, in tanti modi, il futuro spesso l'ha anticipato. Quindi io onestamente un minimo di fiducia, non è che vi dico adesso uscite di casa, strappatevi i vestiti e incidetevi sul petto con un legnetto Stadia for life. No. Fatevi il tatuaggio di No, però ste, quantomeno. poi Stevia, mo l'abbiamo già Esa, rinominata Stevia. Stevia, era Siamo Stevia, in quel ma momento in cui possiamo semplicemente dire: è una figata col botto. possiamo dire, aspetta, Speriamo che funzioni. che nome del cazzo, però dai, complimenti, io direi una Capito? cosa del genere. È una figata col Vabbè. botto, speriamo che funzioni e speriamo soprattutto che sia accessibile a noi senza dover attaccarci alla rete del vicino. Quindi, Vabbè. ragazzi, è stato bello, vi ringraziamo di essere stati con noi tutto questo Se tempo. non l'avete fatto, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Voleteci bene, noi ve ne vogliamo tantissimo in cambio. E?